nascita? 18/09/1998. Grazie, benissimo. Grazie, grazie. Prego, prego. Lavoro, impiego? Disoccupato. Percepisco il reddito di cittadinanza. Madonna. E che dobbiamo fare? Si fa quel che si può. Certo. Il fiume tira pietre. Giusto, giusto. Quindi fra 10 giorni, esatto. Le hanno dai. Tirato delle pietre? Vuole esporre le denunce? No, mi ha capito male. Era un detto, un detto siculo, no? Non le hanno tirato delle pietre? Dice, stiamo cogliendo la fame col pico, il fiume tira pietre. No, no, non si preoccupi. Le hanno tirato delle pietre? No. Chi è stato? Adesso, il fiume. Il fiume? Il fiume. Il fiume, che sì. Fiume? Quale fiume? Fiume, come si chiama? Fiume... Usimedo. Ok, passeremo a fare un giro di connessione. Va bene, va bene. Si è fatto male, chiamo l'ambulanza. Come? Wow. Eh? Non ho capito. Si è fatto male? No, tutto bene, grazie. Okay. Bella Pasquale, Michele, grazie dei like, ragazzi. Samuele, no, Raffaele, no. Grazie anche a voi, raga. Eh sì, raga, domenica prossima è il mio compleanno. Ok, raga, allora, signore, le faccio la fattura. Certo. Bella Marco, grazie del like, fratello. Sono $5,000. Lo fai qui in diretta live, certo, raga. Una bella live per il compleanno la facciamo. Sì, non si preoccupi, non c'è problema. Certo, raga, la live di compleanno non può mancare assolutamente. Bello reddito di cittadinanza. Come? Ho detto un bel reddito di cittadinanza. E vuoi che cosa? Me l'hanno lasciata l'eredità della buonanima di me. Ecco qui, faccia una firma gentilmente sulla fattura. Allora, aspetta un minuto che io lo firmo subito. Aspetta, la prima se non mi copio l'Iban K, poi è un problema, no? Com'è che era ogni foto? Ah, così, copia IBAN, paga fattura, carta di credito, il PIN e... No, anche questo non lo posso dire, non è che... A posto, pagata! Ok, secondo. Certo, anche te, non si preoccupi. Ultimo accertamento lo lascio andare. Va bene. No, non sono santo corpo. Cosa le serve a lei il porto d'armi? Come? Cosa le serve a lei il porto d'armi? Per andare a caccia. Io sono cacciatore di colombacci e volatili principalmente. Mi piacciono i volatili di cacciare. Colombacci. Ti piacciono gli uccelli? Cacci, sì. Mi piace la caccia all'uccello. Bravo, ha detto bene. Ha capito perfettamente quello che intendevo. Ogni tanto mi piace pure la caccia d'acqua, però poi roba richiede cinghiale, cose, cioè roba troppo grossa, non mi piacciono queste cose. Mi limita un volatile. No, e poi è troppo facile, capito, gente, non è che... No, guardi, questi tablet fanno veramente schifo, sono lenti come... Sono lenti, vero? Hai chi si succhiede da Mediacom, che li compra all'Eurospin, 30 toni, euro. Toni, 100 euro all'Eurospin, se ci aggiungi ogni 100 euro di spesa, un euro di differenza le danno i tablet, Mediacom. Te regalano. Sì, un euro di differenza. Oh cazzo, ho fatto... Mi scusi per la parola, aspetti. Non si preoccupi, non ci scandalizziamo, non siamo a questo, gente, non siamo a questo. Eppure te la faccio conosciuta. Ma io... Vedi? Ah sì. A te t'ho già visto per televisione. Sì, allora. Tipo Narcos, tipo Pablito. Ah no, dice che taglio di capelli che ti inganna. No, ma non sono io. Non sono. Ciao Pappalardo, buona giornata. La ringrazio, gente, è stato veramente delizioso, gentilissimo. Arrivederci, buon lavoro. Ciao Pappalardo. E una buona giornata. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. La gente, mi servirebbe il capitano. Di andare subito a fare aste per i tablet, veramente Michael, io lo dovevo dire, quella ci stava, mannaggia la miseria. Allora ragazzi, perfetto, abbiamo risolto il primo problema, adesso dobbiamo andare assolutamente a sistemare il problema macchina, perché non può andare avanti questa storia, non funziona così ragazzi, non può andare avanti questa storia, dobbiamo riparare la macchina, io me la faccio rinforzare al massimo, oddio santo, quando non funzionano questi sportelli antichi di una volta ragazzi, oh santo Dio. Veicolo chiuso, veicolo aperto. E dai, madonna! Che palle che non entra in macchina, non ce la fa. Ma per quale motivo, ragazzi? Ha problemi secondo me sta macchina, raga, eh. C'è qualcosa che non va, te lo dico io. Veicolo chiuso,
Ok. Se provo a usare le altre chiavi. Niente, perché mi si deve bloccare così, ragazzi? Madonna santa, però. Ma sta macchina mi può fare venire le crisi ogni volta. Agente, ma per caso mi sa aiutare qua che c'è un problema con la macchina, guardi. Me la può provare a spingere un poco più avanti con la sua macchina, per favore? Mi sembra chiusa, aspetti, provi un attimo. Aspetti. La riapra. Provi ora. No, provi dai, ma com'è possibile? Mi dice che è aperta, vediamo. Ora è chiusa. Non è che sto sbagliando chiavi. Vediamo, uso altre chiavi, provi ora, vediamo. Deve provare lei, provi lei, provi lei. Lo vedi. C'è questo ruolo. Lo può provare a spostare un po' con la sua macchina poco più avanti. Può essere che è quello. Mi do una botta. Sì, grazie. Da dietro. Aio! Ma che cazzo ha fatto? Non ci credo che mi ha ucciso. Non ci credo. Hanno lasciato la prima. Ma non ci credo. Cioè mi ha ucciso veramente. No way, ragazzi, non ci credo. No way. Che è successo? Vincenzo, grazie del follow. Mamma mia, ragazzi, che fermo. Signore, non strisci, non strisci. Si è fermo. Un punto esclamativo clip 240. Madonna, signore, ragazzi. Signore, si stenda, aspetti, vedo soccorso medico. Oh, madonna, ragazzi, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Ma tutte a me mi dica... capitano, ragazzi, tutte a me. Il numero di scarpe. Ok. Boh, succedono tutte a me, ragazzi. Lo sapete già praticamente. Aspetta, adesso che si alza un attimo. Il ventilatore un attimino, raga. Non si preoccupi, la salverò io. Ecco qui. No, no. È peggiorato. Un attimo. E me ne serve. Ok. Meglio, signore? Aspetti, eccomi. Agente, mi scusi, mi sento un attimo disorientato. Mi sento come se mi avesse investito un camion. Che è successo qua? Hanno lasciato il cruise control sulla macchina, è partita. Ah, minchia, voglio sporgere denuncia. Chi è stato sto bastardo criminale? Guardi, dove mi sono schiantato io, guardi. Ah, e è stata colpa sua di questo qua? In realtà io sono salito sulla macchina, l'ho accesa. C'era la retro cruise control 70. Pam! Colpo diretto. Invece è stato prima. Lei, agente. Io ho messo la... No, aspetta, io ho messo la prima e pum, contro l'albero. E perciò non è stato lei. No, è la tecnologia. Vabbè, ora, allora voglio sporgere denuncia cortesemente, agente. La tecnologia. Se mi fa cortesemente sporgere denuncia contro la tecnologia, grazie. Perché... Dopo il reparto denunce. Va bene, la ringrazio. Vediamo se ora... Vediamo magari ora se può essere che... Vediamo, faccio una prova. Allora. No, le provo a dare una botta alla macchina. Si sì, grazie. Ora sai quelli che cosa provano, quelli che metti sotto su Eurotruck, veramente, fra. Bella Sebastiano, Gianmario e Luca, grazie dei like, ragazzi, e benvenuti. Ok, vediamo. Ma... È immobile. Oh. Niente. Niente proprio, va bene, grazie agente, mi dispiace per averla disturbata, scusi. No. Anzi, se per caso mi vuole dare un passaggio a disseguerso, che la vado a risolvere la cosa. Sì, un secondo che vediamo se riusciamo a fare quest'altra cosa invece. Grazie. Anna della miseria, oh. Niente, proprio andata. Niente, è saldata qua, vero? Niente, vieni con me, dai, vieni va con bene, me. Va bene, grazie. Prego, ma raga, ma non mi fa proprio salire sulla macchina e quello è il problema. Minchia, mi sento un imbottante qua con le sirene accese. È un trasporto eccezionale. Sì, no, perché io ho molta fretta, capisce? Quindi... certo, lo capisco. La ringrazio, la gentilissima. Ho molte scartoffie da comprare. Non si preoccupi. Bravo sto poliziotto, raga, bella Manuel, grazie mille del like e benvenuto in chat. Fra, raga, giù con le condivisioni, dai, voglio vedervi belli operativi in chat. Dai, fatevi sentire. Proviamo. Grazie, agente, lei è gentilissimo. Mi ero attaccato la cintura, non si sanno mai le cose della vita. Certo, questa tecnologia di oggi. Allora, vediamo chi so cacchio dice. Com'è, tutto a posto, Franco?
A posto. Lo puoi trovare a Garage 3. Che fa? Mi Ah, può dare un vieni, passaggio andiamo a anche casa là? nostra. Chiama lei, è eccezionale, agente. Come si chiama? Io, Aziz Gui Gui. Agenda Ziz, lei è il numero uno. È il Grazie, numero uno, veramente. È la Diego e Ispettore, ringrazio dei Aziz. like. Ah, ispettore, Eh sì. eh. Allora, quasi seri, ispettore. Complimenti per il suo grado. Grazie, Me la grazie. posso spacchiare in giro, posso dire che mi ha rilasciato il portadammi l'ispettore Aziz. Eh sì, è il primo di tutta la mia carriera e anche l'ultimo. Ah, l'ultimo è. Sì, basta controllarmi, ho Ah, dice fatto ha già il mio. finito, ha fatto Sì. abbastanza, vabbè, lo capisco. La Claudio, grazie del follow, fratello, benvenuto nella family. Allora, la Saro, t'a posto. Qua è la macchina, eccola. Quindi non me la fa prendere, come Cosa che ti dice? mai? Niente, io faccio prendere i veicoli e non mi dice niente. Cioè, Ti non mi dice fa niente, niente, sparisce. Forse perché è ancora su strada quello là, può essere. Provi a fare così, guardi, Sì. vedi tutti i veicoli, Sì. schiacci sul tuo, Sì. cambia garage, Sì. cerchi garage Garage 3. Non è Garage 3. Non c'è Garage 3. Sì, più basso. 3. Più basso è. Sì. Allora, 8, 15, 7, Spectrum, Mactans. Ah, 3, qua è. A posto. E ora Tanto adesso provo a prenderla. niente. Manco un po' No, in teoria cazzo. sì. Adesso Completamente. provo a fare, guardi, Muscolo e Minchia. dovrebbe trovarsi lì sotto. Buonasera. Sera. Allora, muscolo è Dovrebbe. Garage 3, stato, detto Tranquillo, integrale. qua, tutto bello. Clicco qua, prendi Tranquillo, veicolo e non moto. prende niente. Scusi, Dio. agente, mi Ma perché tu scusi. hai la moto? Non si Scusi, preoccupi. posso andare io prima? Certo, Posso andare prego, si prima? Grazie, accomodi, mi grazie, deve grazie. scusare, anzi. È perché dice che è Grazie. fuori. E Può essere, va bene, niente, ora la cosa fa? risolviamo. Va a piedi? Che devo fare, gente? Oh, devo portare pure la moto? Guardi, Sì, facciamo sì. così, Che guardi. cosa fa? Vediamo la gente cosa fa, mi prendo la sua auto. Ma è scassata. Mia, complimenti, gente, ah. Ok. Come? Quando hai finito di usarla, Sì. me la lasci davanti alla centrale. Ma lei è gentilissimo, agente, grazie mille, Di nulla, eh. arrivederci. Arrivederci. Cazzarola, ragazzi, con l'auto dell'agente potremmo fare cose. Madonna, ma è bellissima. Ma senti che sound! Ma è una bestia, ragazzi, è pazzesca, è troppo bella! Ma poi è una frenata fuori controllo, no, ragazzi, assurda. È assurda! Figa, in vita precedente era una persona importante, un procuratore. Non posso, raga, bella Claudio, grazie del follow. Devi scassare l'auto. Ma già me l'ha data scassata, ragazzi. Chiama il tuo amico visto che hai problemi con la macchina. Ma adesso provo a chiamarlo, ragazzi. Ancora sto aspettando comunque la chiamata di quei tizi, ragazzi. Lo sto aspettando ancora, eh. Non è che mi è arrivata. Chissà se mi hanno scammato, potrebbe anche essere che mi abbiano scammato. Lui sa che c'è il medico a comprare il cibo. Allora, adesso che ho il porto d'armi, posso girare anche con la mia pistola senza problemi, ragazzi. Questa è una grande cosa, no? Madonna, c'è tutta la polizia lì in centrale praticamente. La mia macchina è qua ancora, guarda dov'è. La dovrei portare in una zona dove riesco a farla despawnare. Compro di questa leva sta lancia. Raga, ma. Ragazzi, il Deltone non c'ha paragoni, è un'altra categoria di bellezza, secondo me, dai, è bellissima. Quella è bella, ragazzi, ma più avanti, magari, più avanti. Comunque voglio tenere una bella storia, un bel RP, comunque, raga, non voglio, tipo, passare subito al macchinone, come ho fatto a fare i soldi se ancora devo iniziare materialmente, praticamente, a lavorare. Comunque, boh, raga, non va sta auto, non lo so. Adesso butterò anche delle chiavi a terra, perché non lo so, non lo so. Il tacos al 128 è aperto. Devo comprarlo del cibo, effettivamente. Allora. Il tacos è quello qui. No, dov'è? Tipo all'angolo qua, forse. Non può entrare dalla parte passeggero? No, no, ma non fa lo stesso, manco di là, fra. Ho provato. Meno 5.400. 12.600. Ah,
Fammi sta fattura. Signori, buonasera. Buonasera. Vieni qua. 10.000. Aspetta, vieni. Aspetta, ti sto facendo la fattura. Ecco. Chiama il meccanico. Sì? Ma raga, ma non è questione di meccanico, è buggata. Non può fare nulla il meccanico, è proprio buggata, ragazzi. Si è proprio buggata, capito? Ok, dai, ti sto pagando la fattura subito. A posto. Ma sono tutti i direttori qua. Pagamela. Tutto a posto? Paga. Va bene, grazie, lei. Passo più tardi a prendermi la roba. Mi dica. Salve, buonasera. Se vorrei cortesemente 5 da mangiare e 5 da bere, grazie. Ok, subito. Ha delle preferenze? O vanno bene tipo... No, mi accontento delle cose che mi consiglia lei. Basta che non mi fa la zuffa, sennò... No, le consiglio un bel ragù. Sembra bene. Grazie. Basta che non scadono su, che poi me le dà scadute, qua vero? No, è tutto buono. È fresco. Ma vuole qualcosa di alcolico? No, grazie. Allora prendiamo un'acqua. Sì, un'acqua va benissimo. Bella, ringrazio del like. L'acqua prendiamo sul sicuro. 5.000, sono 6.000, le faccio fattura. Primo arrivo, 5.000. Grazie mille, gentilissimo. Quanto costano a pezzo qua le cose? 300, pomino in locale. Ah, 300? Buono, sì, prezzo. E perciò, scusa, 300 da bere e 300 da mangiare? Ma tu mi hai detto 5.000, no? No, dico 300 da bere, costano 300 sia le cose da bere che 300 da mangiare al pezzo. Sì, quindi sono... E a casa mia 3 per 5 fa 15, dovrebbe essere 3.000 totale. 3 per 10? 3 per 10. Sono 5.000. E non è 3 per 10, non fa 3.000. Perché 5.000? Scusa. Io te la strappo la fattura. No, amico mio. Aspetta, la nulla. Amico mio. C'hai ragione. Minchia. No, c'era ragione. La matematica non è un'opinione, giusto? No, non è un'opinione. Tony Pappalardo? Tony Pappalardo, in persona, carne ed ossa. Ma lei per caso, conosce un certo MT? Come? Un certo? MT. No, mi dispiace, non glielo so dire. Non lo conosco. Ho fatto la fattura. È arrivata? Grazie, santo. Grazie. Aspetta che controllo. Sì. Buonasera. Non mi è arrivata la fattura. Aspetta. Buonasera, signori. Salve, buonasera. Salve. Salve, ragazzi. Salve, buonasera. Ditemi. Ah, a posto, è arrivata. Ditemi tutto. Cosa, alla fine cosa ho pagato mi serve? 2005, ragazzi. Alla fine 2005 ho pagato. Dico, puoi farci la fattura che non è contanti dietro? Come? A posto, fatto. Tanti dietro, puoi fare la fattura. Grazie mille delle 199 stelle. Allora io piglio una carbonara o no? Grazie di cuore, fra. Lo sfondo per il discreto. Questo mi voleva fare la cresta, visto Sando che mi voleva fare la cresta questo qua. Non la suga loro, capito? Veramente, ragazzi, questo mi voleva scammare. Posso a chi la faccio la fattura? Fallo a me. Voleva scammare a modo suo, non l'ha capito che era davanti a Tony Pappalardo. Ti dico un attimo quant'è, tanto è poco il prezzo. Sono 4. Io ancora 300. Sto aspettando, amico mio. Sì, subito arriviamo. 300 per 4, sono 1.200, facciamo 1.000. Ma poi c'ho anche delle chiavi auto. Dai, faccio io, Rizzi, faccio io. Dammela pure a me. Posso. Un attimo solo del cibo al signore. 5 a lei. 5 ragù a lei. Grazie. Chiudi le tasche. Ah, sì, scusami. Aspetta, le do da bere. Certo, grazie mille. A posto, grandissimo, arrivederci, buon lavoro. Scusi, salve, signori. Che è qui dietro? Salve. Ah, ma tu sei Ciro, cazzo. Allora, chi dà il cubo? Allora, ragazzi, perfetto, anche questa è andata. Butta le chiavi in più. Sì, raga, le butto da qualche parte tipo random, così non le trova nessuno. E anche se le trovano, GG. Allora, butto qua, ragazzi. Come faccio a buttarle? Butta. Ah, va. Ah, ma forse perché sto guidando non me le fa buttare, probabile, vediamo. Esatto. Andata. Salve, come stai, santo? Tutto bene, andiamo, ok, ci siamo, ragazzi, perfetto, una volta fatto ciò, ragazzi, adesso voglio andare a vedere se effettivamente magari la macchina adesso è dissequestrata e possiamo andarla a recuperare o meno al centrale. Ah, no, devo andare al centrale, vero, non devo andare là. Il centrale, se non mi sbaglio è questo, sì, è proprio qua dietro. Speriamo bene, dai. Madonna, è agguerritissima sta macchina, ragazzi. Oh, c'è il casino aperto, raga, ma ci andiamo a giocare un po' al casino stasera?
Allora, vediamo se mi fa prendere il deltone. Le chiavi delta è buttato, sì, ma ne ho due coppie, fra, sono, erano in più quelle chiavi. Niente, ancora raga, non me lo fa prendere, vabbè, dovrà despawnare, poi passerò in serata, ragazzi. Passerò in serata e vediamo se più tardi me lo fa prendere. Intanto sfruttiamo l'auto che ci hanno dato. Allora, il coso, come cavolo si chiama, ragazzi? Il casino, qui. Andiamo a vedere un po' come funziona sto casino, raga, sono curioso. Macchina bit, a voglia, Nicolò, ma anche la mia è bit, fra. Anche la mia è bit, la Deltona, però purtroppo, boh, non lo so, raga. Non so che problema, bella Claudio, grazie mille del like, fra, benvenuto in chat. Oh. Comunque è una tenuta pazzesca sta strada, cioè, raga, credete, sta strada, sento a me sta macchina. Vediamo se magari la dissequestro di nuovo. E funziona, perché vi giuro, vorrei usare il mio Deltone, ragazzi, è troppo bello, a me piace un sacco. E poi avevo detto ai ragazzi, ai meccanici, che sarei andato in officina, non ci sono più. No, non ce l'ho sequestrato, vabbè, raga. Dovrà despawnare, bella Claudio, buonasera, fratello, tutto a posto, e mi racconti? Che avete fatto di bello oggi, raga? Raccontate un po', e sono curioso. Andiamo al casino nel frattempo, vediamo, dai, mi vado a giocare due soldi. Ma sempre se si può, cioè vabbè, immagino che sì, se c'è il casino, dai, ci deve essere qualche attività fattibile dentro, no? Ma dov'è che si entrava da qua, vero? Dal parcheggio quasi. Eccolo. Eccolo, ci siamo. A posto. Ma spingi la tua macchina in mezzo alla strada con questa. Fra, ma non è quello il disco. Allora, da dove si sale? Da qua? Piano 2, vai. Conferma. Questa è la storia su Facebook, molto Nico Pandettiare, visto santo. Signore, buonasera, salve. Era. Buonasera, buonasera. Ma sei andato a capo per giocare con qualche cosa, come funziona? No, ancora non funzionano. Non funziona? Niente, non funziona niente ancora, devono sistemare. Ah, perciò è un locale al momento? Sì, sì, solo bar per ora. Ah, ho capito, ho capito. Va bene, allora passo tra un pochino, va, a più tardi, arrivederci. Ok, arrivederci. Arrivederci. Vabbè, raga, ma se onestamente ancora non è aperto, devo fare? Io mi sono assammarato l'acqua in cantiere, decorato anche con tromba marina. Fra, ma ho visto che pioveva fortissimo, mamma mia. Vale ancora a mettere, puoi vedere facendo altro al cellulare. Ma c'è sta cosa, David, devi provare a vedere se è aggiornato l'app, perché l'hanno aggiunta questa feature su Facebook, Vabbè, da c'era il blackjack, figo che c'era il blackjack. Fighissimo, speravo ci fosse già qualcosa di operativo e funzionante, ragazzi. A quanto pare no, a quanto pare no. Allora, e niente, raga, io devo aspettare la chiamata di quei tizi di ieri, che non saprei neanche come rintracciare. Anche se effettivamente io li ho incontrati al Nicky. No, li ho rincontrati quelli là. No, mi hanno rapito quelli, mi hanno rapito, raga. Mi avevano rapito, abbiamo fatto la rapina poi insieme, vero? Mi ho prosciugato le tasche. Hai fatto benissimo, Giuseppe, perché lo farò anch'io ora appena aprirà qua su GTA. Madonna, voglio se ci giocherò a blackjack. Allora, il casino 580, barone, aperti. Io vorrei tanto andare da barone, ma non posso. Cioè, posso, ma senza risultati. Del resto. Allora, vado al Nicky, vediamo se c'è qualcuno, ragazzi. Dov'è il Nicky qua? Da quest'altra parte. Il mio auto è ancora là davanti, vero? C'erano anche le slot, madonna. Immagino che sarà molto divertente. Dicevi sul discorso della macchina in mezzo alla strada. Ah sì, dicevo che, raga, non è questione di spingerla in mezzo alla strada o meno. È proprio che non va. Aspettate, vediamo se riesco. Ora c'è tanta gente qua, vediamo. Signori, buonasera, salve. Tutta integra? Ma non lo so veramente, se riesco. Ancora quel problema mi sa che c'è. Sì, ma perché questa qui è... Oh! Ci siamo! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo! Allora, le lascio la macchina qui. Aspetti, è tutto così fare. Allora, per l'affitta macchina sono... Arrivederci, arrivederci, grazie! È tutto l'affitto della macchina. Guardalo, sentilo che voleva pagato l'affitto. Ok, raga, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo risolto, finalmente possiamo andare da barone. Oh, dai, che ce l'abbiamo fatta.
Ma è così, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non pensavo, onestamente, ci avevo perso un po' le speranze. Devo essere onesto, ragazzi. Devo essere onesto. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. L'antica Delta è stata portata in salvo. Bellissima, raga. Dai, allora, andiamo dal meccanico. Gli devo fare dare una bella rinforzata di quella serie. Devo trovare un colore che non si sporchi in questo modo, raga. Ma, oh, ma che sta nebbia improvvisa. Credo che il problema sia proprio la macchina che si sporca tanto. Ma come, Barone, avevano scritto che era aperto. E non è aperto realmente. What the fuck? La Delta è una bomba, è troppo bella, Claudio. Oh, ma c'è Momo in città, eh? C'è Momo. Pronto, buonasera. Buonasera, signor Momo, salve. Ciao, bello, mi dica tutto. Senta, io sono in officina che avevo bisogno di un lavoro. Mi sto pigliando a mangiare, arriviamo subito, bello. Allora, l'aspetto qua, va bene? Allora, subito, sì. Avanti, subito. A tra poco, arrivederci. A subito. Arrivederci. Tu le fatture le puoi fare? No, Samuele, perché non ho un'attività. È come se dovessi avere prima la partita IVA, capito? Devo avere un'attività prima per poter usare le fatture. Quindi per quello non posso ancora farle, raga. Ma avete qualche consiglio voi su qualche attività da consigliarmi? Io onestamente vorrei prendere le pompe di benzina, ragazzi. È un'attività troppo sottovalutata. Le macchine in città per forza devono fare benzina. Tutte le macchine devono fare benzina. Ragazzi, quello sarebbe un bel guadagno passivo. Cioè io senza fare nulla devo semplicemente riempire le botti. Sarebbe un bel guadagno. Ma ce la puoi fare la chiamata ai meccanici comunque? Veramente? Come si fa? C'è proprio tipo meccanici? No. Azienda? No, ma io non ne ho azienda. Ma non lo so, non lo so come si fa. Va bene, aspetto qui dentro, ragazzi. Sì, l'armatura per forza. Possibile che funziona perché hai buttato l'altra chiave? Bah, potrebbe essere, sai che potrebbe essere. Ma c'è una parte sotterranea, ma ti pare che lo sapevo? Ma che figata! Ma che figata qua sotto! No way, ma io lavoravo qui, raga, io lavoravo qui. Cioè io mi facevo l'officina privata qua sotto, bellissimo. Infatti vendi qualche pompa di benzina vicino ai locali. Esatto, Nicolò, esattamente, hai detto bene. Chiedi a Momo, non mi ricordo, adesso chiedo, vediamo un po' che mi dicono. Fai l'Enel o Little Gas? No, raga, proprio le pompe di benzina, faccio la mia... l'azienda di benzina, la ditta di trasporti, raga, sarebbe figa, cioè... da non sottovalutare, raga, perché ruolata bene potrebbe essere una gran figata pazzesca la ditta di trasporti, Cioè, quello non è da sottovalutare. A noi arrivano i tweet e noi usciamo col carro attrezzi. Io, ragazzi, non riesco a mandare i tweet. Non ce la faccio. Cioè, io faccio slash ad, non me li manda, non me li fa, boh. Bella Mario, grazie del like. Benvenuto in chat, fratello. Sera. Signori, ricordo a tutti i nuovi arrivati di lasciare un bel mi piace se non l'avete ancora fatto. E che potreste avere 100 stelle gratuite da donare. Oh, che è sta pistola in mano? Come si levavano le armi? Come è rimosso? Ok, posata. Ma mi è arrivata una notifica. Io non sono registrato su Instagram. Paco, ah, eccoli. Ho messo questa foto, questo selfie. Eurotrack su GTRP, esatto. Fra, bella Calogero, Mario, Andrea e Federico, grazie dei like, ragazzi. Benvenuti in chat. Craft bar aperto, vi aspettiamo al 206. Raga, ma ci sono troppi bar in sta città comunque. Mamma mia, quante attività ho. È pieno. È pieno. E io aspetto qui, aspetto i meccanici, ragazzi. Li aspetto con molta ansia. Anche una ditta di onorazze funebri, ti fai i soldi. Raga, ma non tanti in realtà, perché purtroppo i perma non sono poi così tanti. Perché devi considerare che la maggior parte delle volte si sviene, non si muore, capito? Quello è il fatto. Pago e la gang? No, non credo. Non lo so il nome di, i nomi di quelli là che... comunque ieri sera abbiamo fatto una rapina, onestamente non li so. Bella Fuego, grazie mille del like e benvenuto in chat. Mirko, Federico, grazie anche a voi, ragazzi, sera. Dove lo stanno comprando sto cibo, ragazzi? No, fermo. No, no, voglio rimanere seduto lì sopra. Bella Joseph, grazie mille del follow e benvenuto nella family, caro, come andiamo? E Rube porta valori, quello senza dubbio, fra il problema
dei portavalori è che non è un lavoro legale. Io parlavo di lavori legali. Così mi siedo. Vi aspetto seduto così, ragazzi. Fai un launch control. Come lo faccio il launch control? Tipo il 3-2-1 con la delta, mischiando sul muro. Il ristorante non è male, però Giuseppe, ce ne sono tantissimi ristoranti. È pieno di ristoranti in giro, è quello il fatto. Ogni tanto muoio di sete in una maniera allucinante. Andrea, grazie mille del like e benvenuto. Ciao Mitico, mio padre il giardiniere, ti ricordi? Saluta, salutalo Mirko, certo che mi ricordo. Apri distributori Mitrex Oil. Mitrex Oil è bello, eh. Mitrex Oil non è male, ragazzi. Non è male Mitrex Oil. E niente, raga, sono rimasto qui ad aspettare. Chi è il founder di Legion? Salvo, salvo. Il founder di Legion, Mochese, è lo zio Brescia. Secondo me il meccanico potrebbe servire per la tua macchina. Dillo, raga, ora non me la fa aprire più, veramente? Veicolo aperto. Ah, ok, a posto. Bella Andrea, grazie del like, caro. Un supermercato. No, non ci sono i supermercati sulla mappa, Andrea, in realtà. Boh, è sparito, ragazzi, non lo so. Però come faccio ad avere una tua maglietta? Claudio, dalla settimana prossima sarà disponibile. Saranno disponibili le magliette, ragazzi. Ormai è tutto pronto. Dalla settimana prossima saranno disponibili per essere acquistate, oddio. Oppure un 24H, 24H top di gamma. Raga, dalla settimana prossima escono le magliettine. Siete pronti? Dai, è che ci siamo ormai, eh. O forse sono arrivati? Ce l'hanno fatta? Madonna, ragazzi, dove lo stanno comprando sto cibo? Dove lo stanno comprando, ragazzi? Chi richiamo? Gli dico, Momo, ma che fine hai fatto? Sono rimasto qua. Claudio, non mi viene facile mandarti un messaggio. Fra, resta sincronizzato, sintonizzato su Telegram, sulle mie storie Instagram e Facebook. Resta sintonizzato, fra, che avrai tutte le info da lì. Non riesco a mandare a tutti giustamente i messaggi in privato, capiscimi? Sei Santo Coppola su Legion? No, Salvatore, sono un nuovo personaggio. Mi chiamo Tony Pappalardo, fra. Boh. Non si sa che fine hanno fatto, ragazzi. Ma che fine hanno fatto? Veramente, non mi risponde neanche. Eccolo qua. A posto, ci siamo. Io già una per me e una per la piccolina prenotata, grande, fra, grandissimo. Oh, salutavo per Riccioso. Signori, buonasera. Un bello picciotto. Salutavo per A Riccioso. posto. Tutto bene. Tutto Tutto bene, bene. A posto. Senti, c'ho un Dimmi, problema con questa maglia. sì, problemi. Non è possibile che ogni volta che faccio un incidente mi rimane a piedi e resto in mezzo alla strada. Ogni volta. Come cazzo è È possibile? sporca sta macchina, mi sa. Sta fedendo, non è che è sporca. È possibile che la devo lavare ogni minchia di mezz'ora? Ogni mezz'ora? Ah, beh, hai visto che colore che c'è? Guarda, Wow. Zemomo. La ripariamo? Che si può Certo. fare? Ripariamo, gli facciamo un bel lavaggio. Anche, aspetta. Lei vuole fatto pure il Se lavaggio? mi può fare l'armatura al massimo, cortesemente, perché proprio veramente, sai che una pare fatta di porcellana. Pare, non mi toccare che mi scozzo, Mi non lo sembra sta so. ma ah, mi sembra sta macchina Natale che tu sei ragazzo. Come? Dio. Right! Ragazzo pure. No, mi pare che mi fici una truffa invece a mia questa maglia. Questa è la verità. Com'è possibile che adesso sembra Peri? Le cose dei pazzi, ma quando me lo tocci la bucofono, che almeno lavora, dici meglio. A posto. A posto. Avanti, prego, prego. Ha funzionato? Zemo, Ma salve. speriamo che ha funzionato, Salve, eh. Zemo. È quello che voglio fare. Madonna mia, oh. Bella Clearim, grazie mille del Vada, follow e benvenuto nella vai family. per il secondo kit, se non accende. Elio, grazie del like, fra. Ti sta guardando anche la mia morosa, salutala, Mario, salutala. No, no, Zemo. Sì, ci metto il secondo kit, ci Sì, metto. così, Se vuoi così. andare a Perché è fare in... salito, Il mio proprietario, mi dicono dalla regia di andare a fare in... conosco sta persona. Ti ha beccato. Conosco, Ai, ai. conosco.
Conosco sta persona. Di vero. Ma io la seguo, eh. Come, come? Ma io la seguo. Lo so, lo so. Era già aggiustata, sì, ma insomma, diciamo, Ilario, sono quello che abbiamo avuto, ti ricordi quel battibecco per la macchina? Certo che me lo ricordo. Certo che me lo ricordo, non male. Bella Gigi, vai, buonasera. Avanti, va. Caveremo su sta macchina, ma capace me la vendo, va. Perché come cazzo è possibile, non è che... Non posso rimanere a piedi ogni due per tre. Mi sa congestionato, stato... Non c'è nessuno. No, vabbè, ma mica ora. Bella, posso... però è bella nera. È troppo bella nera, è troppo perché bella. Perché non parte sta macchina? Come? Perché non parte sta macchina? Non batte. Ma vada, vedi, prova a farla partire dalle cose, accenderla dal motore proprio. C'è il kit, eh? Dico, due kit a fare. Prova a accenderla con l'accensione del muscolo M. Eh sì. Prova, zio. Come M? Oh. M, lui dice M e poi tu l'accendi, tu, capito? Un bel motore, c'è qualcosa che non va sta auto, ragazzi. Non so cosa, ma c'è qualcosa che non va. Però vedo io. Ah, è partita. No. No. Ma è strano, perché con due kit già dovrebbe partire, vero? Sì. Fino a poco fa comunque funzionava quando sono arrivato. Guarda, cioè, non credo mi ha spasciato sto ruote. Guarda che partita, no, guarda che partita. Partita, no, vediamo, faccio una prova. Prova un po', prova. Ah, partita. Bella. Partita, a posto. È che non si sente il rumore. Sì, è ecologica, modalità diciamo eco, capito? Vediamo cosa vuole qua. Vai. E allora, l'armatura l'hai fatta al massimo? No, l'armatura non te l'ho fatta. Grazie, la puoi fare cortesemente perché è un problema ogni volta. Certo, certo. Sì, raga, qualcosa che non va secondo me st'auto. Secondo me è buggata, me la devo. La vuoi l'armatura al massimo? Sì, grazie. devo cambiarla, mi sa. Spettacolo a Delta, voglia, Franzene, bomba, Fai schifo. Oh, grazie Mattia, gentilissimo, caro. Madonna, veramente sei gentilissimo. Grazie. Grazie di cuore. Vuole un corno rosso, veramente. Il sale è grosso, ci vuole buttato. Provalo, paga un numero di telefono del proprietario. Già ce l'ha il numero di telefono, raga. Ah, ma un'altra cosa le volevo chiedere. Dimmi tutto. Magari per provare a vedere se si sporca meno. La puoi fare nero opaca, per favore? Certo. Oh, nero opaca, tutto si sporca lo stesso, eh. Sì, vero, e allora lascia la luce, dove va? E si sporca uguale. E allora lascia stare, va bene così. Allora, sono 3, 6, sono 3, 8. Ok, perfetto. Gaia, grazie del like e benvenuta, cara, come stai? Tutto a posto? Ai, che si dice, stasera ce n'è stata confusione. Non tanto. Oh, c'è calma. Bella Gigi, grazie del like, fra, benvenuto in chat. Ai ai ai. Ole, eccola. Ah, posso. Allora, fattura, paga, carta, IBAN. No, va bene, dai. Ma mi sembra a me t'han cambiato la marmitta, no. Ah, posso. Pagata, tutto fatto. Ah, te l'hanno fatto la marmitta e tutto? La marmitta? Eh no, ma non me la fa cambiare quella marmitta. Ah, boh? Non c'è, vedi se tu vecchia, tu hai visto se c'erano marmitte? Mi sembra di sì, eh? Ah, dai un'occhiata, vedi, perché mi hanno detto tutti che non ce n'erano. Già per il nome che tieni proprio, ma che te ne vai da dove vieni, raga, ma lasciatelo perdere, guarda, l'indifferenza è l'arma più letale, ricordatelo sempre. Hai già ricevuto la chiamata? No, ancora no, Gaia, non l'ho ricevuta ancora la chiamata, onestamente. Grazie, meno male che oggi lavoro così posso godere la tua live. Grande, Gigi, grandissimo, bro. Grandissimo, mi fa un sacco di piacere. Vediamo se trovo gli scali. Ah, no, ma è una macchina beat questa. Sì. Ah, no, ecco perché. Ah, infatti, però. Ecco. Minchia. No, ok, no. Ok, perfetto, va bene. No. Notto della Ferrari, what?
Ma va, la figura di Giuseppe, guarda quanto me ne frega. Bellissimo, ti ringrazio tanto. Un Grazie, piacere, grazie a ciao te. bello. Avanti, una buona serata, arrivederci. Altrettanta, ciao bello. Allora, perfetto, ragazzi, chiamiamo Tarik allora a sto punto. Servizio di segreteria. No, segreteria, non c'è Tarik, ragazzi. Non c'è Tarik in città, ragazzi. Dobbiamo ritrovare i tizi di ieri sera, ma non so come fare. Mi hanno detto che mi avrebbero contattato loro. Fate buone, godetevi la live tranquillamente. Sempre, ragazzi, sempre quello là, sempre, sempre. Oh, attenzione, via così, perfetto. Allora, raga, dobbiamo ritrovare quelli lì di ieri sera. Non ci hanno più fatto sapere niente. Effettivamente ci hanno detto che ci avrebbero contattati loro, ma non si sono fatti sentire fino ad ora. Allora, con tutta l'armatura comunque va abbastanza veloce e qui ciò mi va abbastanza bene, devo dire. Spero che effettivamente regga un po' di più, ragazzi, ma se noto che continua a lasciarmi a piedi, ahimè, dovrò cambiare auto. Anche se mi piace troppo questa. Provate ad andare dove ti hanno lasciato ieri sera. Dov'era? Vi ricordate, raga? Era tipo qua, sta zona, non mi ricordo. Non me lo ricordo dov'era la zona, ragazzi. Vediamo quanto dura, veramente, Giuseppe, vediamo quanto dura. Secondo me molto poco durerà. Molto poco, veramente. Possiamo provare quella cosa che provavo a fare ieri sera, seguire qualcuno. Andiamo a vedere le modifiche. 3000 e qualcosa, 3008 se non mi sbaglio. Open bar offerto dal procuratore al civico 206. Andiamo. GPS 206, open bar. Magari lì incontriamo qualcuno, ragazzi. Belle, Lidia e Salvo, grazie mille del follow e benvenuti nella family. Come stiamo? Tutto a posto, raga? Andiamo così, vai. Andiamo a vedere, raga. Hanno fatto open bar qui, quindi magari c'è. Ah, ma ci sono sempre quelli del governo. Sempre quelli del governo e basta, che palle, no? Oh, aspetta, fermi, che qua c'è un sacco di gente, altro che quelli del governo. Ho un'idea. Ah, sono quelli dei meccanici. Signori, buonasera. Oh, tutto bene? Ah, sì, tutto bene, grazie. Eravate voi i meccanici che ieri sera gli hanno dato un'occhiata alla mia macchina? Salve. Medici che hanno dato No, un'occhiata alla no, no, chi medici? Meccanici. Ah, i meccanici. Sì, c'erano stati ieri sera Mi in sono in spiaggia, servizio eravamo. stasera, forse più tardi. Come? Ti arriva a te la carta di Ah credito? no, c'è solo uno dei meccanici. Se Ah, vuoi ti sì. accompagno e ti Piro, spiego come si fa. Ho capito, ho Piro. capito. Oh. Signorina Fiore, come Serve il andiamo? cambio dell'olio all'autorla. Tutto a posto? Cambio Sì, dell'olio? cambio Bene, dell'olio. grazie. Sembra un piacere incontrarla. Anche per Oh, aspetta un Oh, minuto, la che chi stavo sto. baciando, Un no? pezzo di. Chiamate lei a chi sto, mi ha Vieni, rubato il tappino. Oh, guarda qua! È un pezzo di infamone, guarda come scappa qua dalla macchina. Lasciami stare, è un tappino. È bellissimo, è Piglialo, quello col testo, è piglialo, quello col piglialo. A testo. posto. Lo voglio. È mio. Avanti, Lo posso va. tenere? Potete anche gli altri tre a meno che gli metto quello originale, forza. È tornata Fiore, ragazzi. Siamo a due. Prendetele tutte, prendetele due. Ormai prendetele tutte, non me le lasciare due spaiate, no? Cattivone, Ah, mi hai scammato l'abbraccio. Che succede? No, mi stavo abbracciando, signorina. Scusa, ma Oh, ma mia, ma come lei stai così toccando mi la fa mia emozionare, però, signorina. Stai toccando la mia Ma fidanzata? no, Come la no, fidanzata? Io non mi permetterei mai. Era la sua fidanzata che ha abbracciato me. Non so se ha Esatto, visto. sono io che l'ho abbracciato. Ma non è la Fra, io la smontiamo, mia persona, smontali, non è suo fidanzato. Ma no, No, quindi ancora lei è disponibile, signorina, no? Sì, ma sono così smontali perché sono amici stretti. Ah, sono amici stretti, dice, la considerano come una sorella. Esatto, Ma non quindi ne fanno i dovete avere gelosi. gelosia, io sono una brava Oh, persona. rubali tutto, Ma come roba io tutto? Pure il padre Pio che sta sopra. Come roba diffusa? Ma ho diffusore chi è? Chiedo di l'aria. Ho diffusore chiedo per i capelli. Signorina Fiore, lei che è un'esperta di capelli lunghi. Lascia risparmiare tutto, 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 Fra, non devi lasciarmi niente, niente, niente. Tutto, roba, vero? No, no, sono curioso, aspetta che mi metto qua, me lo voglio seguire in diretta e furto. Esatto. Se mi metto qua. La targa, la mi piace, la La tagga le piace, la prenda la tagga. No, Le piace. Che fa lo spoiler qua sopra? Ma Guarda, cos'è che sei guarda, guarda qua tornato? sopra, guarda qua sotto. Che c'è? Il tappino della benzina cromato. E che fai? Non lo Che fa rubi, questo? guarda. Che fa? Lo lasci? E che fai? Non lo rubi. Scusa. Te ne Il tappo privi, della benzina. Se devi smontare tutto, smonta tutto, no? E Come rompe spegne? C'era bisogno. Lasciamo soltanto le ruote, dai. No, pure quelle ci devo portare. Ah, anche le ruote. Tutto, tutto. Magari. Tutto, lasciamo Scusate, ma almeno poi in passaggio almeno me lo potete dare eventualmente. Ah, facciamo così. Mi puoi dare un attimo le chiavi? Eventualmente ti do le chiavi. Facciamo Forse facciamo prima, primo, vero?
Comunque ragazzi, bellissimo. Sì, a sto punto. Salve signori, tutto bene? Ora me lo faccio dare il numero, stasera mi farò dare il numero di Fiore, ragazzi. Ai ai. Arrivo lì, invece... Oh, quando mi bevo qualcosa, va. Grazie, 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 grazie. Due carbone... Hai detto già l'avevano rubato veramente qui in Italia, veramente, fra, esatto, Michael. Buonasera, ho visto che c'erano open bar, vero, vero. Aspetta, chiudi la porta, chiudi la porta. Siamo 2-2 gradi. Grazie, grazie, se si possono avere, grazie mille. Ok, ce lo passo. Se vuoi qualcos'altro... Ci dica, è l'Antonella, grazie del follow. Occhio alla truffa, ma è gratuito in teoria. Va bene, Coca-Cola? Sì, grazie. No, il signore di prima. Sì, sono io. Sei, l'hai già offerto? Certo, grazie mille. No, fra, se vuole qualcos'altro, ce lo dico. No, no, poi prima già avevo comprato. Ah, sì, sì. Va bene, grazie ragazzi, grazie mille, buon lavoro. C'è lei. Aspettate, che ragazzi, bello. Aspettate, aspettate. È stato un piacere. Ma beh, comunque quest'auto right. È strafica. Signorina, buonasera. Mi scusi se la disturbo, ma non ho potuto fare a meno di notare la sua bellezza. Ditemi. Dimmiamo. Salve. C'è un open bar, quindi diamo 2-2 a testa, aspetta, gratuito. Hai sentito, secondo voi? Non partito, non partito. Io offro quello a sinistra. Vabbè, che lavoro fai per permetterti quest'auto? Faccia sapere come. Niente, la signorina è di poche parole, quando pare, va bene. Mi sente? Ah, scusi, non l'avevo sentita, signora, mi scusi, veramente, lei è incantevole qui. Non è facile vedere una donna così raffinata come lei, al giorno d'oggi. Avanti, va. Signorina, la lascio nei suoi pensieri, arrivederci. Non si sentiva un cazzo, ragazzi, io? Quando parlavo, mannaggia. Il governatore con i soldi di reddito. Oh, tutto a posto. Ma alla fine ti hanno rubato tutto dall'auto. Oh. Ah, alla fine la macchina c'è, meno male. Ancora la carrozzeria è rimasta. Comunque... Mi può far fare un giro con la Lancia, per favore? Voglio provarla. Ah, la vuoi provare? Sì, voglio provarla. No, puoi fidarti di lui, certo. Lascio le chiavi. Io sono top drivers. Allora, dopo ti devo dire una cosa. A me? Sì, sì, sì. Perché poi non ho più avuto occasione di incontrarti l'altra sera. Signorina, quando vuole, spiaggia. Quando vuole lei, signorina? Sì, sì. No, ma dammi del tu, cioè, sai come mi chiamo. Del tu, io non mi permetto mai, se non me lo dice una signorina, di darle del tranquillo, del dammi del tu. Cioè, allora, non troppa confidenza, qui. Dai, vai a fare il giro. Oh, non fare così, no, sto rispettando la signorina. Apri la testata. Oh, aprila, aprila. Ecco, ma testate. State. Mi fa perché. Avanti, fatti in giro, va. Voglio fare un giro. Dai, ti aspettiamo qua, però, veloce. Avanti. Ma visto che brutto borsello c'è quello dentro? Veloce. C'è il borsello del Bergio, sembra uno scemo. Allora. Che se poi dobbiamo andare, dai. Avanti, vai, prova, vedi se ti fa salire. È chiusa. Aspetta. Ti devi allontanare. Sono Maranza, no, mi rubano la macchina, ragazzi. No, mi sa che deve aprire la luna. Aspetta, la apro io, vediamo. Le abbiamo rubato anche la chiave per entrare. Ah, sì, forse quello è il problema, la chiave. Non apre in culo il volante. Avanti, va. Allora, ragazzi, io mi fido di voi, perché dopo che mi avete rubato tutto, tanto che è rimasto da rubare. Cioè, voglio dire. Il volante, quello che costa di più. Per la radio, eventualmente. Gli rubate la macchina, ruba Fiore. Avanti, appunto, io c'è la signorina Fiore qua con me, non mi permetterei mai di toccerle un capello. Ma che incurito, Leo? Chi è la signorina là dentro, scusate? Vabbè, Avanti, signorina, qua con lei sono. No, aspetta un attimo, chi è questa signorina? Salve signorina, tutto bene? Cioè, mettiamoci qua tranquilli. Mettiamoci qua in disparte. Aspetta, no, non voglio che ci senta nessuno. Va bene, va bene. Qua. Allora. Che c'è per terra? Aspetta. Fatture, figura. Beh, chiaro. Figura che ti vuoi trovare ma diamanti. Ma mettiamoci un poco più in là, magari, non lo so. Non mi pare. Ma tanto si sente comunque. Vero, è. Vabbè, niente. Prego, prego, si accomodi, signorina. Siamo qua. Oh, mia, bello garage, c'è qua. Direi che è proprio il posto giusto. Manca a farlo apposta. Ma si chiude, aspetta, vediamo se si chiude. O se ci dobbiamo mettere qua dietro. Vabbè, fa niente.
Allora, stavamo dicendo, siccome l'altro giorno, cioè l'altra sera in spiaggia, abbiamo avuto modo di parlarci poco tempo perché poi gli altri stavano smontando la macchina, insomma, del governatore, mi hai chiesto, se appunto ti potevo dare una mano, no? Ti ricordi, a trovare qualche amicizia in più, qualche lavoretto Certo, da che mi guadagnare ricordo. facile, eh? Proprio, proprio, Allora, troppo diretto, capito? Troppo diretto, capito? No, non Potrei capisco, aiutarti, capito? potrei aiutarti, Allora, mi hai visto che chiesto mi una cosa piaci. interessante. Sì, Perché però sapevi che questa avresti possibilità fatto? la do Da poche me persone, non ti che non piacciono, tutti mi piacciono. capito? Ah, E non perciò tutti io ti sono piaccio. gentili. Sì, non tutti sono gentili. Io non mi permetterei mai di essere Lo so. scortese. Guarda, ti dico solo che prima ero vicino all'armeria 200 e il direttore dell'armeria, che si chiama Grullo, è uscito fuori parlando, così facendo delle chiacchiere. Praticamente, scusami, ma ho mutato la radio, ok, se no non sento niente. E parlando così fuori c'era tanta polizia, c'erano due pattuglie di polizia e ad alta voce ho detto: ci sono più pulotti, poliziotti che cittadini. Ma scherzavo, questo mi si avvicina e mi dice: aspetta, non voglio dirti una cosa per un'altra. Mi si avvicina e mi dice proprio in malo modo: non sono fatti suoi questi, non sono cazzi suoi Così questi. scorretto, così Sì, scurrile. sì. E io lo guardo e gli dico: non ti permettere più di rispondermi così, anche perché io stavo semplicemente parlando. E poi mi dice: devi abbassare il tono. Ma io non è che sto urlando, se sei vicino a me e io dico una roba del genere, è normale che la senti. E Normale, comunque. No, ma poi dico: comunque, come ti permetti ma poi la a libertà di rispondermi così? parola dov'è? Scusi. Sì, ma poi era una cosa oggettiva, cioè c'erano più poliziotti intorno che cittadini. Era un dato di fatto, dice. Sì, ma poi perché mi devi trattare così? Non mi conosci neanche. Infatti, non vedo proprio la motivazione. Quindi, ti dico, siccome ho molte, molte, molte persone che in questa città, anche se sono qui da poco tempo, sono più capaci a trattare male le persone che bene, ok? Quindi, però tu sin dall'inizio mi hai trattata bene, quindi questo non posso dimenticarmelo. Quindi, magari hai il numero di telefono, vero? Hai il telefono, mi dai il tuo numerino. Allora, aspetta però, perché non ho molti numeri. Allora, nuovo contatto, come ti posso segnare? Tony Pappalardo. Ok. Come? Ok, Andiamo un po', allora, ragazzi. prefisso sempre Certo, 555, giusto? certo, Ok, certo. vai. 219. Ok, non ti spaventare se tiro fuori una cosa. Ah, no, ok, vai. No, 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 no. Che cosa dirà fuori, signorina? Eh no, Ma perché magicamente potrebbe estrarmi la pistola, ma poi la la potrei rimettere pistola, dentro. pensavo che c'era la sorpresa. Comunque dicevo 219 No, 50. sì. No, no, Tony. Oh, vabbè, la va, ha Assolutamente. fatto una battuta, vai, a fiore, che fai, Faccio uno scherzi? squillo, eh? Detto Ma io mica mi che offendo, ti sembra una che si offende? Pronto, pronto. Sono A Fiore! posto. Comunque, hai capito, non sono una che si offende, anzi. Certo. Allora, Tranquillo. aspetta un minuto, mi registro il contatto. Sì. E allora, Fiorellino, mi Fiorellino raccomando. ti Sì, registro, sì, sì, Fiorellino. sì. Allora, Fiorellino. Casino che stanno facendo, mamma mia. A Comunque abbiamo posto. scoperto un garage molto tattico, Ah, eh? sì. Questo qua dici? Mizzica. Questo qua è per pochi intimi. Hai visto? Ma mi sa che quelli ci hanno incontrato. Il problema è che non si chiude, che è il problema. No, A vedere, vediamo se ci esatto. mettiamo qua vicine vicine, capace lontani si chiude. Vediamo. No, no, non la No, no, no. tocco, non ti Oh, tocco, si Fiore, chiude, tranquilla. guarda. Tranquilla, non ti Aspetta, vai tocco. più là. Metto più qua. Però ti dico che non mi Niente, arrendo. vero, non si chiude. No. Niente, niente, niente. Non ce la fa, va bene, niente, va. Ci sta, vabbè, dai, andiamo, dai. E allora io aspetto una tua chiamata, Sì. Fiore. Ma tu sei solo? Sei Certo, io proprio solo, sono solo? solo. E il ragazzo che c'era fuori con te in ospedale? Quello l'altra Non. sera, ma l'ho incontrato, là, ci siamo Ok. conosciuti. Solo che non so che fine abbia fatto, onestamente. Ah, ok, sei solo solo quindi. Sì, Vabbè, completamente se solo. poi. Ok, vabbè, se tu dovessi conoscere qualcuno magari che ne so, che conosci Ah, guarda qua, niente bene. confidenza, poi andate a imboscarvi nei vicoletti, guarda che vi ho visto. Stavo Stiamo facendo due parlando. No, scusate, me ne chiacchiere. vado. Scusa, Ma scusa, cosa siete pazzi? Ma non c'è proprio più un ponte. Andate a Cosa stai trovare. facendo qua? Mamma mia, mi hanno picchiato. Cacci nel nauzio. Basta.
Stiamo dialogando. Scusate, ma mi pare in modo. Ma io dico, ma la signorina Fiore, tanto educata, è giusto che la trattate così, che la accusate di fare cose. Ma questo qui ha menato la Buddy. No, no. Vabbè, non è vero. Dai, ragazzi. No. Basta, dai. No. Com'era la detta? Ah, vi siete divertiti? In che senso era la tetta? La delta. La delta. Ah, la delta. Ah, sì, carina. Comunque non ci mettiamo qua, già c'è il culo che gira. È vero. E gli ho fatto fare l'armatura al massimo, perché si scassava tutta. Come? Quanto l'hai pagata quella macchina? Ma quella là, non te lo so dire adesso di preciso, però è bitozzi quella là. Ah, cavolo, ok. No, perché a me serve una macchina che sta a terra, che sennò finisco contro i pali. Ah, e questa qua è bella, una bella stabilità, c'è. Ma io posso spiegare. Ma me l'hanno tornata, perfetta, è immacolata, Perché? Oh, perfetto, ragazzi. Tu senza te non posso... Agenti, buonasera, salve, tutto a posto? Ma? Vi sto disturbando, quello è disturbo a pubblico. Ah, io ho un sportello da facce. Ma come carucane c'è? Ma come si chiama sto cagnolino? Ciao piccolo, ciao bello, come ti chiami? Come che bello, da come si fa accarezzare tutto. Ciao. Complimenti, è bellissimo. Ma è bellissimo. Ah, guarda, sta leccando tutto. Che è finito. Magari il sentore. Ma di chi è? Scusate. È mio, personale. Mio chi è? Mio. Tuo, non è suo, non ce l'aveva. No, è un cane poliziotto. Non è di nessuno. È un cane poliziotto? Penso di sì, stava con lui. Non lo so, se non è di nessuno lo vorrei adottare io. Vorrei chiamare Dino. Ti faccio la cucciolata, la prossima cucciolata. Minchia, magari, sarebbe ideale. Appena fa un cucciolo fammelo sapere, va bene? Sì. Ma è una femmina, però. Come è una femmina? Fiore, guarda, non per essere indiscreto, ma da sotto c'aveva una lattina di Coca-Cola, praticamente. Cazzo di cane, ma che dicono? Ma tu, che sei femmina? Cazzo vuoi? Cazzo di cane, dai. Bellissimo, ragazzi, guarda che bello sto cane. Si chiama cazzo di cane. Assurde queste conversazioni, confermo. Sì, cazzo di cane. Quello piangendo, esatto. Siamo lì qualcosa da mangiare? Sì, dai. Aspetta, le lascio per terra, te lo do per terra. Ti piacciono e tu? Oh, Piro. Chiama Taric, raga, ma non c'è Taric, non c'è. Ma che cosa gli è successo? No, gli sto dando da mangiare. Ah, stava facendo tipo stretching forse. È un po' spastico. Stava facendo stretching sicuramente. Abbiamo il cane spastico. Ma guarda quel masano. Se l'ho calato, manco l'ha visto praticamente la terra. Sapete con cosa lo nutriamo? Con che cosa? Chihuahua e cocaina. Minchia. Ah, ecco perché è bianco, capito? È ogni tanto qualche criminale. Ho capito. La maggior parte con Chihuahua però. Ogni tanto gli diamo pure qualche criminale. Ah, giusto. Pure. Bravo. Ma che ha fatto quello? Ma che è successo? Ma come si chiama il cane? Cazzo di cane. Cazzo di cane. È bello nome però, cazzo di cane. Ah, complimenti per la scelta. CTC, andiamo subito con la 500. Piatelo, via. Avanti, prendetelo, va. Ma mi serve una mano. Ma ci volete andare con la Lancia Delta? Ma non seguite un ovetto Kinder, raga, la 500 non seguitela. Ma ci volete andare con la Lancia Delta? Per comprarsi la 500, perciò purtroppo. No, ma il cane ha aperto lo sportello. Sì, è addestrato. Minchia. Complimenti all'addestratore, ha fatto veramente un bel lavoro, dog. Addestratore e cocaina sempre. È sempre quel discorso là, dice la dipendenza a causa, certo. Bau e cocaina. Bravo. Ora vado lì e me la riprendo. Smacchiamo là in Alicante, hermano. Mi riprendo tutto ciò che ma niente, va. Vabbè. Noi andiamo al bar a fare la spesa. Il cartellino abbiamo. Va bene, gente, va bene. Avanti, allora, buon pattugliamento. Ai, e niente. Mamma mia. Mi sa che ora mi vado a fare bello giro con la macchina, va. Comunque, visto cosa ti ho detto, che ho ragione io, c'è più polizia che cittadini. Ma veramente, è possibile. Beh, sei poliziotto, non c'è tanto. Faccio una chiamata. Scusate un attimo, arrivo subito. Vai, tranquillo. Oh, c'è Taric, è arrivato. Assurdo, gang, tu la polizia, un cane è fiero, una comitiva da urla. Voglia, lui, se è vero, fra. Belli su cani. Non mi risponde, Taric. Ma?
Ledo, grazie mille del like e benvenuto in chat, caro. Come andiamo? Niente, Tarik non risponde, ragazzi. Grazbar chiuso. Allora, che stavo facendo? Dovevo fare una cosa al volo che ho dimenticato totalmente. Non mi ricordo che stavo facendo, ma ora cercherò di ricordare. Bella Jacopo, grazie mille del like, fra, benvenuto in chat, come andiamo? Tutto a posto? Eccolo. E niente, va ragazzi, signori, io... allontano, va. Arrivederla, caro. Arrivederci, buona serata. Buona serata. Aspettate che saluto anche i ragazzi, là. Siamo full. Salve. Io signori, alla prossima, ciao, arrivederci. Ciao. Ciao Fiore. Ciao, poi ci sentiamo. Alla prossima. Detto, okay? Fammi organizzare un paio di cose. Va bene. Ok. Va bene, avanti. Signori, buona, una serata. Buona serata. Se hai bisogno qualsiasi cosa, uno squillo, un bacio. Grazie mille. Ciao, caro. Fiore, ragazzi, la conquisteremo prima o poi. Arrivederci. Arrivederci signori, arrivederci a tutti. Arrivederci. Allora, Cristina amore, grazie del like e benvenuta in chat. La polizia è entrata tipo dentro il locale con la macchina là. Allora ragazzi, c'è il discorso che ancora non abbiamo trovato i tizi di ieri. Non li abbiamo ancora trovati, raga. Quelli mi dovevano chiamare, mi dovevano contattare, non mi hanno fatto sapere più nulla. Ma proprio nulla. Proprio nulla, ragazzi, ed è un problema questo qui. Quello è friulano, probabile, Danilo, probabile che lo sia. Quindi non so proprio come rintracciarli. Tarik non mi risponde. Ah, mi hanno fermato, veramente. Accosta, accosta. Si fermi, signore, scenda dall'auto. Adam 1-10-25. Già mi sono fermato, veramente. A caso, vabbè, non fate così, madonna mia. Il signore di prima. Sì, è sempre io sono. Ha rubato lei il nostro cane? No, mi piacerebbe averlo però d'appresso. Però può controllare, non ce l'ho io. Non le nascondo però che se lo trovavo cazzo in giro passato me lo portavo. Cazzo di cane? Non c'è cazzo di cane. Posso dare una controllata al baule? Certo, prego. No, signore, non c'è cazzo di cane, andiamo. Non c'è cazzo di cane. Arrivederci, signore, arrivederci. Ma? Scusate, ma come funziona ora? Questo è il classico caso in cui c'è un medico che ha bisogno di un medico? È uno di quei classici casi? Sì. Ma minchia, se allora succede veramente? Sì. Io pensavo che ai medici non si potevano ferire, non si potevano infortunare. No, è morto, cioè è svenuto. Dalla fama. Successo pure all'unghia, così erano pazzi. Perciò anche i medici vengono curati sempre dai medici. Sì. Va bene. 6, 7, avanti. Arrivederci. 9, 10, 11, 12. Ragazzi, ma vi rendete conto delle cose che stanno succedendo stasera? Vi rendete conto oppure no? Cioè, ma il medico che rianima il medico, questa mi mancava ancora. Io devo essere onesto, ragazzi. Medico che rianima medico, non l'avevo mai visto ancora. Voglio essere totalmente onesto con voi, raga. Boh, veramente, cose dei pazzi. Cioè, ma non è il medico che rianima un medico, ragazzi. Ma di che stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Ai, ti hanno sbaccato le luci. Sì, vabbè, figurati, fra. Ma che cosa c'è qui? Ci sono tipo delle gare? Cosa c'è qua? I medici vengono curati dai medici. Ai, ragazzi. No, ma qua forse è lo spawn dove si arriva in città. Ah, no, era lì. E qua cosa c'è? Affittare un veicolo, ok, ecco cos'è. No, vabbè, non me ne frega niente dell'affitto. No, raga, vabbè, le luci saranno rotte, ma sti cazzi, non mi importa. Tanto la macchina è bella rinforzata, a quanto pare. Ho sbattuto varie volte, ancora è perfetta. Quindi l'armatura, devo dire che ha funzionato. Devo dire che ha proprio funzionato l'armatura. Oh, non ci sono più i ragazzi lì, eh. Chissà dove sono andati, però li potevo seguire. Ma che cosa hanno fatto lì in centrale? C'era un arresto in corso. Non ho capito se c'erano delle persone arrestate o meno, ragazzi. C'è nessuno che fa gare clandestine? Credo di no, Michael. Però è un bel business quello che potremmo assolutamente inserire in città.
Perché no, perché no? Lo potremmo tranquillamente fare. Chissà quando hanno sbattuto quelli là. Quello boh. Ah no, stanno facendo riunione. C'è cazzo di cane là, l'avete visto? Cazzo di cane. Allora, oh boh, raga, quelli là mi hanno scammato comunque. Non mi hanno più chiamato quelli di ieri. Mi hanno più chiamato, boh. Questo numero chi era? Non lo so. Non lo so proprio, ragazzi. C'è qualquadra che non cosa. Andiamo a provare a richiamare Tariq. Vediamo che dice. Vediamo se risponde. Sei proprio di no, ragazzi. Bella Alberto, grazie mille del follow e benvenuto. Io? Bella Tariq, fratello. Io, Tony, che hai fatto, bello? Come stai? Tutto a posto? Sì, tutto bene, bello. Ma dove sei? Io sono a casa. A casa sei? E dove abiti? Sì. Sono qua in zona, dì, tu dove sei, bello? Io sono in giro, qua, che mi stavo facendo una passeggiata. Quando vuoi ci vediamo, ma, qua. Ci ma facciamo. Scusa una cosa, ma ieri che ce l'hai fatto, bello? Ah, infatti. E di questo ti volevo parlare. Ok, dai, dimmi dove trovarci. Vediamoci semmai al... Che ne so, io sono ora al rifornimento, a 139. Anzi, facciamo che ci vediamo a un locale, va bene? A 206, ci vediamo là. Ok, va bene. Avanti, arrivo. Dai. Ciao, ciao, ciao. Dai, ciao, ciao. Allora, raga, là c'è una 500 abbastanza interessante, solo che stiamo aspettando Tariq. Zio Brescia, non ho il numero, fra. La pistola certo che ce l'ho, ragazzi, guarda qua. Certo che ce l'ho la pistola, eccola qua. Bella operativa, soltanto che devo capire se spara o meno. Andiamo al Nicky? Sì, dai, gli dico che andiamo al Nicky. Sì, dimmi, Tony. Tariq, andiamo, ci vediamo al Nicky. Al Nicky? Ok, bello. Va bene, dai, okay, ciao, okay. ciao. Ce li ho i proiettili, fra, ce li ho, solo che devo capire come si caricano. E quello è il fatto. Olè. Oh oh, polizia. Mi sono ingazzati che io ho suonato, forse, vabbè, non mi importa. Col mio deltone non temo nulla. Forse mi stanno inseguendo, ho sentito delle sirene. Guarda, già è di nuovo sporca, ragazzi. Comunque che fastidio sta cosa, si sporca subito. Io non so se è la macchina o sono tutte le macchine che hanno sto problema, raga. Si sporcano in maniera scandalosa. Ok, perfetto. Ma che siamo anche quasi arrivati. A posto. Ma in Armenia ha fatti spiegare come sparare bene. Quella è una bella idea, mi sa che lo farò, Samuele. Lo farò per forza. Ma è chiuso il Nicky, forse sì. Racconta a Tariq di ieri sera. Certo che lo racconto, voglia che lo racconto. Pensavo di non poterglielo mai raccontare. Invece, ragazzi, lo posso raccontare come. Le case si possono acquistare? Certo che sì, Samuele, certo che si possono acquistare, però prima ovviamente devo fare i soldi. Oh, io sono qui che aspetto Tariq, ragazzi, arriverà mai secondo voi? Eccolo qua, aspetterò così. È chiuso perché è giorno, no? Vabbè, Ilario, ma apre a orari alterni, non ha degli orari fissi. A me interessa tanto solo come punto di incontro. Eccolo Tariq, che figata, con l'auto non me lo aspettavo. Buonasera. Buonasera. Per comprare da mangiare? Non lavoro qui, mi dispiace. Ah, vedi che frigo, che bello. Sa se c'è sta a lavorare qualcuno? Mi sembra che era aperto al 204. Ah, ok. Se no può andare a Casinò, il Casinò al momento è aperto come ristorante. Ce l'ha qualcosa da mangiare e da bere?
Sì, ti posso aiutare forse. Sì, sì, ti aiuto io, dai. Grazie mille. Avanti. A buon rendere. Allora, uno. E allora, uno. E due. Purtroppo ti posso aiutare così, non ti posso aiutare di più. Grazie mille, guarda, mi aiuti proprio un sacco, bro. Dai, avanti. Che ti occupi qua in giro tu? Io? Niente, c'ho casa qua vicino. Ah, casa qua, qua davanti. Ho capito. E quindi proprio perché stavo, diciamo, avevi sia fame che sete. A parte scendo qua, mi hanno mangiato. Certo, giustamente ti viene vicino qua. Capito. Invece stavolta è chiuso e mi sono attaccato. Vabbè, niente, dai. È meno male che hai trovato a me, almeno. Oh. Sì. Grazie mille, bro. Ma figurati. Ciao. Bello. Va bene ragazzi, questo tizio era uno random a posto. Ieri quando ti ho preso stavi al banco a prelevare crediti spiaggia. Sì, ero qua. Ma se ti prendeva la polizia ieri, che succedeva? Che mi facevano, raga? Mi macchiavo la fedina penale. Sicuramente avrei avuto dei problemi. Quello senza dubbio, fra. Avrei avuto sicuramente dei problemi, ragazzi. Sei sicuro che è il Nicky? Sì, fra, qua. Questo è il Nicky Beach, guarda. Nicky Beach. Portalo con te, ma non so che fine abbia fatto, non l'ho perso, non so dove è andato. Effettivamente me lo potevo reclutare sto ragazzo. È che non so effettivamente se lui era da solo o meno, raga. Adesso abbiamo preso un contatto con Fiore e con gli arancioni, quindi immagino, raga, perché loro erano vestiti d'arancione. Non lo so però che fine ha fatto Tariq. Oh, c'è quello con la bici là dietro, adesso ci vado a parlare. A posto. Vediamo un po'. Se ti arrestano giochi della prigione. Sì, c'è anche la prigione, certo. Certo che sì, fra, certo che sì. È passato di qua, l'ho visto passare di qua, giuro. E deve essere qui in zona, deve essere. Oh, sparito, ragazzi, non lo so che fine abbia fatto. Ci stava a contattare sto tizio, raga, non sarebbe stato male. Effettivamente non ci ho pensato lì per lì sul momento mentre ci parlavo. Boom! Tipo su Eurotrack sta signora. Non gli è andata tanto bene. Oh, niente, raga, è sparito, non lo trovo più. Ehi, il parabrezza dietro rotto. Yes, of course. Sì, è proprio rotto, ragazzi, è proprio rotto. Niente, non c'è. Oh, boh, vediamo se nel frattempo è arrivato Tariq. Piano. Mannaggia. Eccolo Tariq, è lui. Bella Tariq, grande. Venuto qui. Eccolo. Yo. Buonasera Tariq, come andiamo? Com'è Tony? Che fine hai fatto cazzo ieri? Ieri sera diciamo che la situazione era scomoda all'inizio, però ti devo dire che me la sono saputa gestire. E da che mi hanno rapito, che mi volevano usare come ostaggio, alla fine è finita che mi hanno fatto condurre a me la rapina, mi hanno armato. E praticamente ho fatto una rapina insieme a loro, va. Capito? Oh, capito, però. Sembravano brave persone, chi si, non lo so, ora onestamente. Mi hanno dato da lavorare, va. Tu invece ti sei mosso qualche cosa? Io al solito, bello. Bazzico di qua di là. Ho capito. Ma tu eventualmente potresti essere interessato a lavorare anche in questo settore. In quale, bello, dimmi? Insomma, cose del genere.
Dici con quei ragazzi lì che dici tu? Mi avevano detto ieri, carici, mi dovevano contattare in serata. Ancora sto aspettando a loro, onestamente. Non lo so che fine hanno fatto. Ma capito. Ma che famiglia è, Grazie Tony? È una del famiglia? Cos'è? No, non lo so, onestamente, ancora che cos'è, perché appunto aspettavo una chiamata per capire bene la situazione. like. Ma capito. Hai capito? Tony, non so cosa dirti, perché io, diciamo che, sai che arrivo dalla strada Certo, che lo so. e diciamo famiglie, conosco un paio di famiglie solo. Quella che dici tu magari non la conosco proprio. Ah, può darsi, non lo so, manco io la conosco, figurati. E non vorrei magari che ha qualche, diciamo, screzio con altre famiglie che conosco Ah, io ecco, questo senza dubbio, ah. Questo senza dubbio, bisogna stare attento, questo senza dubbio. magari. Io non, cioè, non è per me, cioè, io ci mancherebbe, cioè. No, no, Lo no, dico no, no. anche per te, io, Tony. Assolutamente, assolutamente. Ma dimmi una cosa, ma al momento tu che fai? Lo vogliamo andare a fare un golpetto così a volo? Che colpetto vuoi fare, bello? Un negozietto così, qualche cosa di tranquillo, Ah, vuoi farti un bel negozietto, fratello? va. Ah, che dici tu? Ma Bell'Ale, grazie se del hai voglia, like. te la sento. Vai. Io però, Dimmi tu. diciamo che ho un po' di precedenti, Ah sì. Non non capito? so, come dici tu, non è che devo io Se obbligare. vuoi, fratello, i miei amici. Se ti interessa fare questo, No, 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 per il momento a posto, era giusto. vuoi fare qualcosa con me? Dici qualche furtarello così? Qualche cosa così Giusto in volevo amicizia. fare. Bravo, giusto per. Ok, bello. Dimmi tu, ci troviamo 5-10 minuti, mi cambio. Va bene, Almeno dai. ci Avanti. sentiamo sul telefono. Dimmi tu, fratello. Va bene, dai, ci sentiamo tra poco. Va bene. Ok, io tempo che mi cambio un attimino meglio, fratello, per fare, Va per bene, va muovermi bene. meglio, Gestisci te la capito? cosa, dai, avanti. Noi ci aggiorniamo tra poco. Va Però la cosa la gestisci tu? bene. Va bene, ci penso io, non ti preoccupare. Voglio vedere come la gestisci, fratello. Ci Non ti ho visto ancora in azione, penso fratello. io, non ti preoccupare Ok, dai, bello. tu. Avanti, dai, ci vediamo tra poco. Dai, a dopo, Tony. Vedi, ora è carica la pistola, ragazzi. Ora funziona. Ora funziona la pistola. Guarda, Mitrex, imparerai sempre cose educative. Esatto, lui, hai detto bene, bravissimo. A posto. Mi devo andare a cambiare, no, raga, ma il mio outfit mi piace. Guarda questi. Ora passo qua davanti, tipo tutto impetuoso così. What the fuck? Compri i colpi, no, me ne ho parecchi, raga. Voglia 137 colpi. Pff, ho voglia di sparare. Forse è meglio che ti cambi i vestiti anche tu. Ma a me piace sto outfit, raga. È bellissimo. Questo outfit è bellissimo. Bello il sound della macchina, voglia. Non è male, non è male. No, raga, ma io come outfit voglio rimanere così. Voglio rimanere così. Nel frattempo, vediamo se riesco già a trovare qualche ostaggio. Sarebbe male. Vado a dormire, buon divertimento, fra, domani potrò vederla tutta, grande Danilo, allora la recuperi domani, e domani sera dici la potrei vedere tutta, grande fra. Ma ci sei su Discord, vediamo Ale, vediamo, perché domani mattina, raga, probabilmente non sarò in live perché devo andare a... Dovrò andare, raga, probabilmente a un raduno di Ferrari qui a Catania, ragazzi, non vedo l'ora, tra l'altro. Tra l'altro, ovviamente vi porterò un bel vlog, ragazzuoli, e contenuti sui vari social. E poi pomeriggio probabilmente recupero le live della mattina e la sera sono in live. Quello è il discorso, capito Ale? Se poi ci possiamo sentire volendo o dopo la live stasera. Che così ci sta. Cambia qualcosa a non farti riconoscere. Samuele, ma guarda, ti dico allora, per regolamento, se sei mascherato non possono riconoscerti né la voce né i vestiti, capito?
quindi io posso rimanere, cioè ovviamente sono riconoscibile in quel modo, ma tra virgolette non dovrei poterlo fare. Tra virgolette non si può fare, capito? Non mi possono riconoscere, per quello intendo. Devo trovare anche una macchina, un'auto buona per la rapina. Però questa dovremmo usare, ragazzi. Io non voglio usare la mia auto, al massimo quella di Tarik. Non lo so, ti servono i social, Luis, fra? Ma lo spam è il bot, fra. Dopo la live non ci sono, organizziamo domani. Va bene, Ale, va bene, dai. Organizziamo domani. Dicevo, Luis, ti servono i social, fra, li trovi semplicemente cliccando sulla mia pagina qui su Facebook. Trovi TikTok e Instagram pinnati in alto. Allora, di qua, dobbiamo aspettare Tarik, ragazzi. A sto punto l'unica cosa da fare è aspettare Tarik. Io sono pronto già per fare una rapina, non c'è problema. Ah, però una cosa che devo fare assolutamente. Vabbè, ma cambio auto, ragazzi, basta, ho deciso, cambio auto. Cambio auto, vado un attimo al centrale, la lascio lì e lascio nel portaoggetti della macchina le cose che non mi servono, assolutamente. Me le porto appresso, ragazzi. Allora, lascio qui carta d'identità. Che non me la fa mettere qua? Non me le fa spostare. Ah, forse sempre perché sono in macchina, ragazzi. Sempre per quello. Allora. Carta d'identità, però la vorrei posare nella macchina. Come faccio ad aprire il bagagliaio, ragazzi? Si può, vediamo. 30 kg qua mi dice. Infatti, perché non me lo fa mettere di qua? Oh, no, drop è a terra così. No, non va bene. Scusate, come si apre il... Eccolo qua, questo è il coso della macchina, esatto. Perfetto, carta d'identità, patente, documento, vabbè, cioè quello penso di poterlo tenere. Il porto d'armi lo posso anche, no, però il porto d'armi non è male. È che se mi fermano per strada è il problema, ragazzi. Il problema è quello. Ma vabbè, ma sti gates, raga, dai, ma va bene così, va benissimo così, cioè... 4, aspetta, qua devo spostare tutte le acque per non vedi perché sono pigro, ragazzi. Ah, vabbè, non lo posso staccare più di 5, ok, perfetto. La radio la provo a mettere qua e via così ci dovremmo essere, perfetto. Il cofano è a posto e questa la possiamo posare, ragazzi. Bella Marco, grazie mille del like e benvenuto in chat, fra. A posto, veicolo depositato. Olè. Ora bisogna trovare una macchina, right. Qualsiasi. Eddie, grazie mille del follow e benvenuto nella family, caro, come stai? Oh, fermo. Donna. Ma questo? Pazzo fuori controllo quello lì, ragazzi. Ok, ho trovato l'auto. Però me ne serve una migliore per la rapina. Madonna, pure questo con la smart qua. Ne avremmo di gente da poter rapire lì, eh? È come se ne avremmo. Qua al centrale. Ma dovremmo riuscire a prenderli, però. Posso provare a seguirne uno facendo finta di essere un non pensato. Oh, la polizia, subito. Ok. Seguiamone uno, ragazzi. Chi segue? Quello vestito di fucsia. Voglio seguire, raga, quello vestito di fucsia. Magari mi riesce a riportare i tizi che ho conosciuto ieri sera. Chi lo sa. Quello è andato con la smartina. Vado, lo seguo. Vediamo un pochino. Non hai messo il passamontagna, lo so. Lo metto all'occorrenza il passamontagna. Forse se n'è accorto, ragazzi. Direi proprio di sì. Direi proprio che se n'è accorto. Direi proprio di sì. Vabbè, nel frattempo, raga, provo a cercare una macchina per la rapina. Magari proviamo quella. Fuck it.
A posto. Voglio una macchina che perlomeno sia abbastanza... Ma ho rubato davanti alla caserma, veramente, sono un pazzo criminale. Sì, l'ha capito proprio di essere seguito, ragazzi. Niente, chiamo Tarik, vediamo se già è operativo. C'è un bel movimento qui, ragazzi. Tarik ogni volta per rispondere 10 anni, eccolo. Dimmi, Tony. Come andiamo, Tarik? Sei pronto? Sì, io sento. Sei pronto? Dove ci vediamo? Dimmi tu dove vuoi andare a fare. Io sono al... vabbè, ci vediamo direttamente in un punto per farlo. Vediamoci prima. Vieni a centrale, a 204. Ok, bello, arrivo. Ciao. Faccio finta di nulla. Fa cagare sta macchina. Sì, vabbè, ma Ilario mi serve giusto per fare il colpo, non per altro. E poi posso anche provare a scappare, raga. Non è detto che mi debba per forza fermare a sparargli alla polizia. Posso anche seminarli se riesco. Tu adesso non lo vedi al garage? No, mi dici. Cazzo, beh. Oh, eccomi, Tarik. Io però dobbiamo trovare un'altra macchina. Io ne ho un'acqua, guarda, quella nera là davanti, l'ho presa io. Grazie mille. Allora parcheggio questo, fratello. Va bene, io ho anche l'ho parcheggiato. Eh no, raga, si brucia lui se lo facciamo con la sua auto, non è giusto. No. Questi sono i sabbia. Check. Raga, tutti e 204. È andato Tarik qua dietro. Prendi il Peugeot verde, non sarebbe male prendere quella, raga. Il Peugeot verde non è male. Solo che dà parecchio nell'occhio, probabilmente. Andiamo, bello. E allora, dobbiamo trovarci uno stagino da portarci appresso. Ma pensi che questa qua verde qua la possiamo prendere? Vabbè, forse... dei ragazzi che conosco, che cazzo, bro. Ah, no, allora no. Infatti. Vuoi prendere uno stagino proprio? Ah, proprio. Che dici, no? No, come vuoi, bello. Uno stagino, così ci garantiamo una bella via di fuga. Che dici? Sto smaltino qua, una botta nuova, non fa bene uno smalt. Trovare, fratello, dobbiamo trovare. Ma vabbè, questa va bene di macchina. Sì, dai, non è male, va bene questa qua. Se troviamo qualcosa più veloce, magari è qualcosina di più veloce, non sarebbe malaccio. Mm-hmm. Io cazzo. Allora, uno staccio, dove lo possiamo trovare? Dobbiamo girare un po'. Giriamo un attimo. Ma tu hai una maschera o qualcosa? Certo che ce l'ho. Ok. Sono anche armato e tutte cose, va. Allora, buono, non è male questa macchina, non fa manco tanto lento, Ok. Allora, zone dove dovremmo andare, sai dove possiamo vedere? La Nicky, come mi è successo a me ieri sera, là nel banco, ma non è male, Sì, se c'è qualcuno che fa il banco, ma... Vediamo. Io... Ci appostiamo al banco, ma appena io ci vado. Ieri, ti ho visto ieri alla fine, cazzo. Ho provato a tirare fuori il ferro, sono venuto avanti ma ormai ti avevo portato via. Non ci avevano portato.
La Carmelo, grazie del like, benvenuto in chat. Io bello, dimmi. Sì, sto facendo anch'io con... C'è una... Gli ha chiamato qualcuno che sta facendo un colpo? Fratello, fai una cosa, la macchina mia, prendila al garage centrale e sotto, hai capito? Come posso dirti? Perché? Oh cazzo. Ma non è neanche chiuso, fratello, è quello bello. L'ho lasciata aperta. Sì, è aperta, è fuori la macchina. Sai sotto il tunnel, sotto il 204, sai che ci sono... lì sotto. La vedi in fondo proprio, sul muro. Già sarebbe interessante ritrovare il tizio di prima con la bici, raga. Fra, stiamo allora, trovando qualche strozzo da prendere su. No, se prendiamo su uno strozzo non possiamo, penso, negoziare... No, il Gabriella, mi sembra, no? Perché lì c'è un'auto della polizia? Ma il Gabriella, fra, dov'era, fra, per sapere? Oh, fra, Tony, guarda che c'è gente, là, andiamo via. Oh, cazzo. Che cazzo? Sì. Ma che cazzo è? Stanno sparando? Sì, bello, stanno sparando. Ma noi? No, stanno con gli altri, però c'è già gente che sta facendo casino. Ma siete pazzi. Dimmi... Bro. Porco giù. Ok, ragazzi. Grazie. Ci sentiamo dopo. Ciao. 411, se prendiamo uno stadio dobbiamo andare a farla. 411? Sì, fra, con lo stadio sì. Va bene. Mannaggia allora, ma lo dobbiamo trovare bello stadio. Se no, senza stadio possiamo fare normalmente negozietto. Volendo sì, possiamo fare negozietto. Però come con lo vuoi stagio... tu, fratello. Vediamo, facciamo un altro giro così. Se non troviamo nessuno più ci facciamo un negozietto, va bene? Ok, non c'è problema. Andiamo un pochino, dai. Vuoi un po' di adrenalina in più, cazzo? Che adrenalina vuoi? Con lo stagio sì, è più bello. No, almeno così. No, ma poi anche la poi... trattativa è diversa. Però... sì, abbiamo più possibilità di cavarcela, fratello. Esatto, hai detto con bene. Con uno strozzo, sì. Così diventa un po' più difficile, capito? Questi così non è facile. Non tentano, male. Tenta subito di tagliarci la testa questi coglioni, sennò. Sì, è vero. Ma qua, fratello, è difficile che troviamo qualcosa nei ghetti così, È vero. Stai attento anche a girare troppo nel ghetto, che andiamo in quello sbagliato, che ti fanno loro la festa. Certo, è meglio evitare. Allora, vediamo un poco, dobbiamo trovare qualche ostaggio, dobbiamo trovare. Non è facile, cazzo. Ah, poi non ce n'è nessuno in mezzo alla strada. Quando non servono, voglio dire, ne capito, non sì, so, sì, non so quanti. Ma è così, hai visto? Quando non li cerchi, cazzo. Sempre così, Ti vengono a chiedere informazioni. Forse uno davanti a noi ci abbiamo. Dove? Qua davanti, guarda. Oh, ah no, minchia, no, era la moto da lontano, mi sembrava un tizio vestito di rosso. Minchia, qua, potremmo aspettare a postarci. Dovremmo... però mettiti magari... Ah, qua c'è il negozietto di vestiti, vai lì, fra. Così? No, nel negozietto, ti metti là davanti, facciamo finta di stare nel negozietto di vestiti e li curiamo. Appena esce uno, andiamo là, lo puntiamo. Mi piace. Possiamo starsene qua e diciamo mi piace. Chiama Fiore, magari ti indica lei qualcuno. Okay. No, ma non posso chiederle così. Possiamo anche scendere e fare finta di entrare nel negozietto, bello. Sì, dai. Non posso chiederle così random di trovarmi un ostaggio. No, l'ostaggio lo devo trovare in giro io. No, ma non posso, Ilario, deve essere un player, ovviamente. Non è che posso prendere un bot così random in ostaggio. Potremmo vederli, vedi. Ma qua si vede dalla finestra, quindi è perfetto. Capito. È perfetto. Ma possiamo anche far finta di sederci, loro non ci notano. No, vabbè, qua poi i vetri sono anche oscurati, perciò non ci notano di qua. Ma anche tu, se fai una cosa...
vedo non mi cagano. Dico che aspetto il mio amico. Ma infatti qua noi siamo tranquilli, non stiamo facendo niente di strano, voglio dire, siamo dentro un negozio. Possiamo sedere tranquillamente e curare questi coglioni. Sperando sì, che deve essere un giocatore, Ilario, certo. Cazzo, gli possiamo anche inculare la macchina e fare la macchina e fare la rapa con la loro macchina. Vogliamo farlo? No, nel senso, hai capito? Certo, sì. No, ma non possiamo entrare lì e farlo. No, le dobbiamo rapire prima. Forse stanno. È uscito uno. Andiamo. Minchia. Eccolo, è questo. Oh merda. Minchia, non sarà facile stargli appresso a questo qua. Sì, sti cazzi. Puttana della miseria, l'abbiamo messo già. Già. In culo ai lupi. Dove sarà andato qua? Porca troia. Minchia, l'abbiamo perso. Vai dritto, mi sa che è andato. Ma dove cazzo è andato a incularsi questo? Sì, è finito. Ci ha bruciati. Questo manco tempo. Mi sa anche se ci dava vantaggio di un mezzo chilometro, non ce la facevamo. Ma cosa, siete dei pazzi? Mamma mia, ma dove cazzo stava volando questo qua? Sì, fratello, questo stava volando. Lascia stare. Quello ha il turbo nel culo, cazzo. Non sarà facile trovare qualcuno, A quanto vedo, non sarà proprio facile. Avere il culo, Tony, che lo troviamo su un incrocio, che ci chiede scusi per cambiarci. Sarebbe perfetto, sarebbe. Ma magari. Vabbè, se no andiamo a farci un colpetto in 2B, quello più facile, diciamo. Vabbè, andiamo, segnamela direttamente. Vediamo un po'. Segnala tu, va direttamente tu così e andiamo a farla. Oh merda. Minchia, aspetta che ci sono quelle qua dal negozio di vestiti qua davanti. Hanno la Peugeot, manco troppo veloce, queste le possiamo prendere, secondo me. Ma qual è? Guarda qua davanti a noi, la Peugeot verde, si è appena fermata. Ma no, ma sono i miei amici quelli, no, cazzo. No, sono sempre quelli di prima. Sono quelli che stanno con me. Va bene. Proprio no. Ci ho provato. Magari qualcuno di loro vuole fare lo stagio. Ah, dici. Vabbè, quello nuovo, aspetta, frena, 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 frena. Non è ancora dentro, vai. Dove? Gli diciamo di fare lo stagio, vai là. Lo dico io. Ok. Chiamiamo su uno di loro e facciamo fare lo stagio. Lo facciamo vestire un po', è già lì. Va bene. Facciamo vestire un po' da civile. Vai prima che se ne vanno questi. No, è di là, fra. Dove sono andato? Dall'altra parte, vabbè, salgo di qua. Solita guida sportiva di Tony. Certo, non può mancare mai. Ok. Un attimo, fratello, che chiedo. Vediamo un po', sbaglio, ci stanno poche persone in giro. Ma perché sono tutti a fare qualcosa, raga? Il server è abbastanza pieno, ci sono 80 player, 76 player. Sì. Questi possiamo mettere. Cioè sono in tre, non ce la facciamo. Questi non sono i miei, vaffanculo. Ah, no. Sembravano loro stessa macchina, cazzo. Ma sono in tre, fra. Questi poi questi sono militarizzati, questi, fra. È pericoloso. Questi gli bruciano subito le mani. Sì. Allora questa prima che la potevamo rubare la macchina, ora. Porca troia, io convinto che era la sua, ce l'hanno uguale, cazzo. Certo, vabbè, ma ne ho vista anche io più di una di questa qua, di Peugeot verde così, Gli devo dire di cambiare colore, ragazzi. Sì. Farle nere. Va bene, ora andiamo al negozietto. Andiamo al negozietto, dai. Dobbiamo fare a sto punto. Fratello, non è facile, capito? Aspetta, prendiamo un'altra macchina, visto che siamo in due, almeno prendiamone una veloce, no? Mm-hmm. Questa qua già va bene. Oh, questo sì. Cazzo, questo viaggia, fratello. Ok. Tronzo che accelera.
Gentilissimo, arrivederci. Fanculo. Arrivederci, arrivederci. Può prendere l'altra. Io l'abbiamo lasciata, siamo stati gentili, vedi? Che cazzo, allora, Ivan, grazie di così. Fra. Oh cazzo. Gli hai chiesto pure per favore? Capito. Non mi può dire proprio niente. Appunto. Ah, questa viaggia, chissà che viaggia. Aspetta, vediamo. Negozietto, no? Sì. Io. Ok, a posto. Buonasera Ivanone, come stai, fra? Tutto a posto? Che mi racconti? E allora? Io lo so, mi metto la maschera. Ma perché non me la fa mettere? No, non me la fa mettere. Arrivo subito, un minuto. Ho avuto un problema. Raga, non mi fa mettere la maschera. No, ma il negozio di maschere non è manco qua. Aspetta, glielo dico, glielo dico. Aspettate un attimo, ragazzi, glielo dico. Già l'hai avviata? L'avvio? Aspetta un minuto, fammi prendere la maschera che non me la sono trovata più. Arrivo subito. Ma non siete più grosi, non si può sapere, Giuliano Carmelo, non c'è nessun segreto, ragazzi. Mi trovo benissimo sul Leggio, è una bella città che consiglio a tutti quanti, ragazzi. Perché restare sempre, insomma, sulla stessa città quando ne esistono tante altre? Il casco non lo posso usare durante le rapine, fra. Non lo posso usare perché mi copre la testa ed è scorretto per le rapine. Bene, da un po' che non ti vedo in live, ma sta andando tutto a posto? Tutto bene, fra. Io in questi giorni sono stato in live proprio super operativo, ho fatto un sacco di ore, raga. Ormai ho ricominciato a piano regime, ve l'avevo detto che sarebbe arrivato il momento. Vedi che ce l'ho la maschera, mannaggia la miseria. Oh. Ne compro un'altra. Ok, ora me l'ha messa. A posto, ci siamo. Dai, sali su sta macchina. Madonna, raga, ma è troppo serio così. Ti posso chiedere perché hai cambiato personaggio? Ti aveva annoiato Santo? No, ragazzi, Paolo, perché praticamente quella storia lì, che era iniziata con Santo Coppola, poi in pratica è stata... insomma, l'hanno cambiata perché è cambiato il governo della città, eccetera. Hanno messo anche un procuratore e cose varie. Di conseguenza ho preferito cominciare con un altro personaggio e non fare sempre gli stessi. Santo già l'avevo fatto più volte, secondo me. Era il caso di proporre un nuovo personaggio, ecco, per questo. Allora, in orario purtroppo lavoro, mi dispiace, basta se... No, va, figurati, Ivan, fai scherzi. No, ma non credo, raga, semplicemente mi sa che ho sbagliato e dovevo usarla direttamente da là, la maschera. Ho sbagliato, non serviva comprarla. Quando vuoi, fratello, quando vuoi. Fatto. A posto, fratello? Fatto, sì, io ci sono. Cazzo. Proprio serio, bro. Minchia. Cazzo, ok. Vediamo un po'. Si è già avviato, ragazzi. Oh, bello, dove si prende i soldi qua? Fanculo. Qua dietro, penso. No. Già l'hai avviata? Ah, ma allora là dalla cassa, magari. Ci penso io. Ah, aspetta! A me dice che... Dimmi? A me dice che è già stata fatta, è stata attivata, l'hai attivato sì, tu? Sì, l'ho attivato. Ah, e allora perché deve passare un poco prima di avere i soldi? Ah, mi sa che dovevano aspettare prima questo. Sì. Ok. Cazzo, bello, ci volevo un cazzo di... Aspetta, se lo faccio... Cazzo, ormai è andato. No, facciamo vedere... Bella Zoc, fratello, grazie del like. Lo riesci a fare un annuncio? Per che cosa, fra? Scrivi che abbiamo spaccato le telecamere, che ci penso io qua. No, ma le telecamere... Dove cazzo sono le telecamere? Guarda là sopra. Una è andata. Ce n'è altre telecamere, vero? C'era solo quella, ragazzi. Io, ma eravamo già mascherati quando siamo entrati, però. Ah, va bene, è dubbio, sai com'è. Sì, questo è anche vero.
Ah, io era, anzi io no, in realtà io no, io no, perché mi sono dovuto andare a comprare la maschera poi. Infatti non sei neanche entrato, cioè. Vabbè, sì. L'ho attivato. Quando l'ho attivato non era già a posto. Va bene, va bene. E niente, dobbiamo aspettare un 7 minuti, così. Ancora 3 minuti, bro. Quanti? 3 minuti. Ah, va bene, perfetto. Certo, l'estate ci sta un po' stare fuori, soprattutto qua a Catania, c'è divertimento. Ora ti vogliamo sempre presente, grande Carmelo. Sì, sì, sono tornato operativo al massimo, hai detto benissimo. Io, hai bello, speriamo bene. Che non va a finire sparatoria, cazzo. Ma, speriamo per loro, non per noi. Insomma, anche per noi è bello. Non si sa mai queste cose, sai come va a finire. Certo, certo. Non si sa mai. Ma sempre se si presentano, perché mi pare che qua non si vuole presentare nessuno. No, no, arrivano bello, minchia se arrivano bello, ce ne sono parecchi di loro in giro, stai tranquillo, fratello. Vabbè. Avanti tutta, fratello, che sono in giro, vedi, meriti che il meglio, torneremo più forti sono di prima. Un po' in giro. Alla grande, Zocco, ti aspetto, fra, torneremo alla grande, non vedo l'ora. Dai, yeah. Quindi Tony, sì. Spiegami un attimo, intanto che non ci sono questi stronzi, che vorresti fare, insomma, vai con questi cazzo di, con questa famiglia vorresti ma andare? Ma non l'ho dai. Capito, non lo so onestamente, non te lo so dire, ti ripeto, stavo aspettando, mi avevano detto stasera mi avrebbero contattato loro, io ancora veramente non li ho sentiti, quindi non te lo so dire, onestamente. Io bro, perché non entri da noi, cazzo? Eventualmente entro da voi. No, bello, facciamo la scuola. Cazzo, si parte sempre da. Cioè, noi lo sai, io spero di fare soldi e poi arrivare sempre più in alto. Non vabbè, è che... no, ma quella è l'ambizione di tutti, no. Non voglio rimanere sempre su questi marciapiedi, fratello. Vabbè, non male. Non fa comodo a nessuno. Voglio avere anch'io le belle cose che hanno tutti, capisci? Se tu vuoi. Poi qualche dritta ce l'abbiamo, se ci sei anche te che appoggi, fratello. Potremmo valutare eventualmente. In caso ma possiamo organizzare domani sera un incontro con i tuoi, ci scambiamo due chiacchiere. Come vuoi, bello. Se te va. Mi raccomando però, bello, tu un po' di cose di me le sai. Con la famiglia che stai parlando spero che non parli di me. Ma io spero sia lo stesso anche per me. Nel senso che mi piacerebbe presentarmi da mascherato, ecco. Poi io conosco a te e tu conosci a me, capito che intendo? Ma tu dici nella mia... dai miei ragazzi, dici? E beh, magari per la prima volta che non ci conosciamo mi piacerebbe... Sì, sì, non no. Fammi conoscere da subito, capisci? No. Però, fratello, alla fine... ti sei conosciuto già il primo giorno, quindi. Sì, dici sì. Ma è di chi parliamo? Di quell'amico tuo, quello il dottore? No, no, lui non. Lui è un dottore proprio, però. Ah, ho capito, ho capito. Lui, diciamo che è un amico di infanzia e basta. Non c'entra niente con me proprio. E allora domani me lo presento, Mi aiuta ogni tanto così quando mi chiedo qualche favore, niente di più. Cioè, lui ne sta fuori di tutto queste cose. Ho capito, ho capito. Lui non ne vuole sapere proprio. Io bello, qua è passato tutto. Cazzo. Oh, andiamo. Ma cazzo? Ma... i soldi dietro dovrebbero essere, vedi dietro. Non ce li hai nelle tasche. Io bello, andiamocene, fa culo, fa culo. Via, 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 via. Soldi gratis. Andiamo. Andiamo. Andiamo, andiamo, bello, togli la maschera, andiamocene via. Via, via, corri. A posto, tutto regolare. Tutto grande. Regolare, tutto regolare. Grande, fratello. Andata, andata. Hai visto? Avevo detto manca arrivavano. Aspetta, qua prima c'erano movimenti che non mi piacevano. Torno indietro. Occhio, fratello, andare... sì, sì. La zona perché... non andando mi piace. No, più che altro ho soldi sporchi in tasca, ferro. Meglio evitare. No, ma poi questi figli di puttana appena mi fermano ormai mi fanno la perquisita perché diciamo che sono un po'... dei precedenti, vero? Un bel po' di precedenti, sti figli di puttana aspettano un momento solo a mettermi le mani in tasca. Fame. Oh, e vediamo se troviamo uno stagino così al volo.
Lo carichiamo eventualmente. Oh, oh cazzo, ostaggio, ostaggio. E lui, ce lo prendiamo? Io, fratello, guida bene però. Sì, ma dipende chi è, fratello, andiamo. A vedere un po'. Oh, mi sembrava in una macchina così di un non pensante. Sì, ho capito, fratello, ma stanno tutte queste cazzo di macchine che stanno tutto il turbo al culo, cazzo. Ma sembrava una macchina di un non pensante. No, no, è lui. L'hai visto? Sì, sì. Ma dove cazzo ero, fratello? Non l'ho capito, eh. Io, questi stanno facendo un appuntamento, bro. Meglio che non andiamo a rompere il cazzo, mi sa, eh. Dici? Sta aspettando qualcuno là. Sì, fratello. Qua se andiamo a rompere il cazzo magari. Ma è andato giù qua, no, fratello, qua si aspetta qualcuno. No, no, non è andato giù, non l'hai visto dove è parcheggiato là dall'altra parte. Quello di fronte. È quello là. Io, fratello, non so. Vuoi farla con lui? Che dici? Lo vogliamo prendere. Ah, ma c'è altra gente, aspetta, non è da solo. Ma cazzo, quello è un'altra. Ho capito chi sono, fratello. No, sono... no, ma sono in più persone, sono almeno due qua. Sono gli Wolf. Vabbè, lo prendevamo, ma fai un cazzo. Aia! Vogliamo prenderlo. No, sono in due cazzo ormai, fratello. Quello si fa quando sono in uno, che siamo in maggioranza noi. In due non possiamo. Non gli possiamo dire niente in due. Io, fratello, questi sono tutti dei Terminator, cazzo. Dobbiamo stare attenti, puttana della miseria. Noi vogliamo fare a loro, se alla fine va a finire che ci fanno a noi. Capito, però ci serve anche l'auto più grande, anche perché poi non ce lo potremmo caricare. Vabbè che avremmo rubato lassù, giusto però. Infatti. Ma al massimo ti veniamo dietro con l'altro, fanculo, te lo caricare a fianco. Ah sì, quello è anche vero. Lo tenevi puntato, lo facevi guidare a lui, fanculo. Allora, e niente, va. Io però uno è andata bene, però dici che tu vuoi il brivido, ho capito, fratello. Vabbè, no, se non puoi rischiare più, no, No, ma non è per rischiare, sai. Devo aspettare questo cazzo di avvocato che cazzo vuole fare con la fedina penale. Hai ragione. Ho già chiesto per pulirmi un po', sai. Oh no, fratello, qua ci sono quelli stronzi degli arancioni, lasciali stare, va. Questi qua sono stronzi, sti arancioni. Sì, fratello, lascia stare, sono dei coglionazzi. Ah sì, ma come mai? Che combinano in giro? Le info, raga. Rompono il cazzo più che altro, vedo. Ah sì. Non fanno affari, boh, non lo so. Vabbè, ciò con la tua famiglia non siete. Oh, guarda questo qua davanti alla banca, l'hai visto? Dove, però? Chi è fermo davanti alla banca? Vai indietro, fratello. Però non so se è una zona che possiamo fare. Aspetta, fammelo vedere. No, ma lo chiamiamo su, lo portiamo via. Aspetta, fratello, vai da lui. Magari è uno nuovo in città, ha bisogno. Boh, sai, vedo che si è stranato, bro. Aspetta. Tutto a posto? Io, bello. Tutto bene? Capo. Io, caro. Tutto bene, Gabbo. No, l'ho vista cadere a terra. Mi sono preoccupato. Cercavo di appoggiarmi alla macchina, ma non mi riesci. No, okay. Non ti ho fatto appoggiare. Non so come si fa. A spiegarlo diventa un po' difficile. Devi fare il muscolo F7 e fai aspetta e cerchi un poco. Va buono. Grazie, Gabbo. Prego, bello mio. Ciao. Ciao. Vediamo se è nuovo, aspetta qualcuno. E infatti, ce lo vogliamo portare. Oh cazzo, questo se lo inculo adesso. Guarda che ce lo inculo, bro. No. No, invece no. Sì, hai visto, fratello, che ce lo inculo questo. Porca troia, fratello. No, se n'è andato. Ma perché là non se lo possono inculare, là? No, ma magari ce lo prendevamo da là. Capisci, fratello? Dice magari... un'amicizia. È un'amicizia, è nuovo, non conosce nessuno. Fanculo. Ma ci sto tornando, va. Lo chiedere, ma aspetti qualcuno, boh. Amico mio! Sì? Ma sei arrivato da poco, per caso? E oggi, capo, eh? Ah, sì, stai aspettando qualcuno? Sì, c'è amici nella banca. Ah, c'è due amici qua? Sì. Ah, va bene. No, perché qua noi abbiamo aperto un business nuovo, qua cercavamo dipendenti. Vabbè, come non detto, ti ringrazio. Che business? Ah, un business interessante, facciamo compravendita di un po' di tutto.
dalle macchine alle automobili. Automoto. Eh sì. Lasciami il numero, capo. Ho lasciato. E segnatelo. Dice, appena hai qualche cosa da vendere, tu mi contatti subito, va bene? Ok, numero? 555 219 219? Sì, 50. Nome? Nome, Melo. Melo. Va bene, Melo Business. Come? Ti salvo, Melo Business. Va bene, a posto. Aspetta, ti rispondo. A posto. A posto, a posto. A posto, ti ringrazio. Va bene, capo, ciao, alla prossima, ciao, 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 caro, ciao, 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 ciao. Arrivederci, signori, salve. Visto che sono arrivati da poco, eh. Da poco, sì, che sono qua in città questa, capito? Magari sono 3-4, possiamo... Io non mi sono fidato a dire il nome, eh. Mm-hmm. Ho visto, bro, ho visto. Siamo infatti ho lasciato fare a te, ho detto. Lascia fuori la Tony, vediamo un attimo. Ma quanto abbiamo fatto da quella rapina là? Io, fratello, abbiamo fatto un po' di soldini, right! Ah, pure. Sì. 194.000. Minchia, buoni sono. Sì, bello. Buoni. Ma perché no? Cazzo, così qua andavamo a farci un'altra lì, fratello, che ne dici? Ah, oh, cazzo! Ai ai ai, devo andare a fare un'altra là. Affanculo, cazzo se ne frega, fratello. Però vediamo se meglio... già è disponibile. Fratello, però è meglio che metto a casa queste cose. Nabbo, sennò grazie dei va a finire like, che raga. Me li inculano. Cioè, ci rinculano. Più che altro. Bella Daniel e Sciascia, grazie sport. Mille dei follow, ragazzi. Benvenuti nella fam. Non è bello girare con questi. Vai al se mi puoi accompagnare al 159. Certo, io ti posso accompagnare, aspetta. GPS 100. Ma Tony, cazzo, entra da me, cazzo, dai. Cazzo, no. Siamo una coppia bestiale, fratello. Siamo la coppia più bella del mondo. Tutti questi soldi replay a voi, però sono sporchi, considera li dobbiamo pulire, eh. Ma non ho idea di come si chiami quel tizio là, in realtà non mi interessava lasciare, cioè prendere il numero di quello. Facendo una bella guida sportiva, ragazzi. Sì, ma fatteli dare, ovvio, Michael, quello è normale. Oh, cazzo, Tony, cazzo, devo andare a mangiare e bere dopo, per forza, minchia. Va bene, va bene. Spero che non ti svengo in auto, fratello. Io c'ho qualcosa da prendere, solo te le do io. Eh no, di qua, fratello, non lì, no, dove vai? Vai indietro. Non t'ho detto io, scusa. Destra. Vai avanti, c'è l'hotel qua, vedi? No, avanti. Qua. Destra. Ah, qua. Ok. Dentro qua. Ok, qua, ci siamo arrivati. Ok, bello. A posto. Sì, infatti, raga, non voglio entrare dritto là. Come ripulisci con la candeggina, qualcosa del genere. devo trovare il mercato della pulizia dei soldi sporchi. Questo, ragazzi, è il ghetto dei King Street, fratello. Ah, sì. Ah, questa è la zona vostra, Sì, questa sì. Interessante. Aspetta un attimo, 159. Che cazzo devo fare? Aspetta. Ah no, è di qua. Devo depositare un attimo i soldi che sono qua. Va bene. Ma raga, ma non me li faccio dare i soldi, tanto non mi interessa molto farmeli dare. Non c'ho modo di pulirli, il soldo sporco in questo momento per me è un problema, perché non avrei manco dove conservarli. Ok, fratello. Ma andiamo a farci un furto d'auto, sennò, Tony? Fare un furto d'auto. Come vuoi tu, fratello? Ma facciamone un'altra di questa, va, magari arriva la polizia. Tony, se hai qualcosa da... Sì, vieni qua. Per favore. Allora, uno. Ok, bello. E do due. Io ok, uno. Grazie. Ah, posso, acchiappa. Grazie. Oh merda. Cazzo. La tua guida sportiva. Ogni tanto è pericolosa. Ma chi sono quelli? Ah, quello dell'Almeria 60 è quello. Non ci credo. Cazzo, che botto, cazzo, Tony.
Io bello. Oh, che cazzo, fratello. Io. Cazzo, sei volato fuori, porca troia. Io, porca troia, fratello, adesso chiamo l'ambulanza. Che palle, ragazzi. Eva. Che palle, non ci voleva questo cazzo. Incidente, non ci voleva, raga. Io aspetta che sto chiamando l'ambulanza, Tony. Stai fermo, cazzo. Non ti muovere, bello. Bella Vito, grazie del follow. Ma li ha lasciati a casa? Sì, l'ho appena detto, Ilario. Non mi interessa nulla di avere i soldi, sono soldi buono, sporchi. Non ho modo di ripulirli, non me ne farei nulla in questo momento. No, e poi l'auto ce l'ho, che mi compro un'auto, fra. Uè, Nabbo, grazie del like. Sei morto, decisamente sì, Ilario. Decisamente sì. Ma mi ero anche attaccato la cintura, comunque, boh. Non lo so, vabbè, GG, dai. Oh, sempre peggio guidare, esattamente, ma hai detto bene. Ai ai ai. Che sonno, raga, adesso vado a dormire a breve. E ci rivediamo domani operativi in live, ragazzuoli. Bella Paolo, grazie del like. La moto compra di questo. No, bello, sport, che è un boss, Ilario. No, cazzo, è svenuto, cazzo. Io cazzo devo prendere in braccio, fanculo, bello. Io fratello, ma che cazzo? È tutto io, fratello. Cazzo. No, raga, non posso usare, Ilario, i soldi sporchi. Devo prima ripulirli al mercato nero, cioè al mercato della pulizia dei soldi, e poi posso utilizzarli per comprare le cose normali. Ma al momento ho soldi sporchi che non possono essere utilizzati per le compravendite di cose legali. Solo di cose illegali le posso... Posso spenderli solo per cose illegali, capito? Quando entri, Paradiso, e ti aspettiamo, Paradiso, ti aspettiamo qua. Che bella visuale, ragazzi, dobbiamo goderci il culo di Tony. Io resisti, Tony. Niente, cazzo. Ragazzi, si è buggato tutto perché mi ha preso in braccio. Io. GG. Dai, sta andando in ospedale, ci siamo quasi. Let's go, guys. Niente, la chiamata stasera non è arrivata, comunque, raga, non è arrivata. Cioè, è vero? Ok, si sono svenuto, lo so. Non c'è più Jonathan nel server, arrivo. Sto andando, non c'è più nessuno nel server, Paolo. Speriamo che c'è Jonathan. Qualche stronzo, perché li ammazzo veramente. E poi nemmeno lo conoscerei, questo PG. Madonna, cazzo. Che sonno. Io aiuto, cazzo. C'è qualche medico? Io, stronzi, uscite, cazzo. Porca troia, non c'è nessuno. Aspetta, c'è che ti lascio giù. Nessuno, raga, mannaggia la miseria. Non c'è neanche una barella, porca troia, ecco. Io, bro. Però non so se... Vabbè, ti lascio qua vicino, fratello. Ok. Vabbè, la guidava meglio, molto meglio, bella Cristian. Grazie del like, fra. Ma che cazzo. Ai, ai, ai. Devo decidere, ragazzi, devo valutare varie proposte, perché c'è sia Tarik che mi ha proposto di entrare con loro, c'è Fiore che mi ha proposto di entrare con loro, c'è quella... Io aspetto, Tony, adesso vado a vedere se c'è arrivato qualcuno. C'è quell'ipotetica chiamata che dovevo ricevere. Cosa è successo? La dottoressa. C'è il mio amico che ha avuto un incidente stradale, è svenuto. Andiamo subito, aspetti. Ok. C'è un prebattito. Meno male, c'è battito, raga. Tony, si può recuperare. Ok, respira ancora, ok. Cazzo, c'è la pellaccia dura, Tony, cazzo. È un grande Tarik, comunque, ragazzi. Uno, un grande. 2, 3, 4. Cazzo, Tony. 1, 2, 3. Ora sono dei pagliacci i suoi amici, ma fanno ridere, Ilario, fanno ridere un sacco. Ai, 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 ai. Oh, signore, mi sente? Sì. È ritornato tra di noi, meno male, aspetta. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Piano. Opla! Io, fratello. Cazzo, mi hai spaventato, cazzo. Tutto a posto, Tarik. No, tutto a posto, fratello. Che cazzo? A due posti, no, a posto.
Ecco, adesso le può anche girare un pochino la testa, ma poi le passerà tra qualche minuto, mi creda. Speriamo, speriamo, dottoressa. Ai ai, la ringrazio, ah, gentilissima. Prego, prego, se vuole può posare un pochino qua sul lettino, vede lei. No, no, già mi sento ripreso. Non appena l'ho vista mi ha cambiato proprio la giornata. È sempre incantevole lei, dottoressa. Va bene, la ringrazio. Niente, devo scappare che ho un Arrivederci, intervento. arrivederci, Arrivederci. arrivederci. Avistro. Io tutto a posto, bello. A postissimo. Io la Cazzo. fattura, ho detto forse si è scordata la fattura, quale? Me l'ha fatta la prima cosa, puttana della miseria. È la prima cosa. Meno male, dai, mi hai fatto Avanti, preoccupare, cazzo. pagato. Andiamo, cazzo, fratello. Mannaggia. Dico di Porca non entrare troia, hai con fatto Derek, un ma volo almeno che devono sto sbattere cosa ti attaccato offrono. al palo. Esatto, Giuseppe, esattamente. Prima voglio Porca vedere un po' troia, cosa mi bello. offrono È la tutti tua e poi guida decidi. sportiva, te l'ho detto, devi È stare la attento, guida sportiva, tranquillo. meglio guidi tu, Derek. Ai ai ai. Io Ma quelli non erano andiamo. soldi sporchi, Lario, mi hanno Arrivederci, dato soldi cioè. puliti ieri, non soldi sporchi, mi Non hanno è. dato soldi puliti. Ai ai, Tarik, sa Io che bello. io è arrivato il momento che ora mi vado a chiudere gli occhi per stasera, sai? Sei stanco, Tony, eh? Ma io lo farei un altro colpetto, però. Ma vai tranquillo, fratello. Non c'è problema. Vogliamo Ok? fare un ultimo là di nuovo? Come vuoi, fratello? Che Cioè, te facciamo? non stare a menartela, cioè. Facciamo Come vuoi? questo. Come vuoi? E dai, Andiamo. facciamolo un po', vediamo se magari va come poco fa. Oh, Almeno. aspetta che mi allaccio la cintura, aspetta la Vai, tua guida allaccia, io l'ho sportiva, allacciata, fratello. io l'ho allacciata. Meglio che allacci, Sì. fratello, cazzo. Ma prima l'avevo allacciata anche, speravo, invece. Allora. Ok, bello, mettila in posizione la bestia. Che la bestia ormai è tutta sfondata, fratello. Effettivamente è vero. Spostiamo la macchinina. Eccola là, fratello, vai, quella bianca, beccala, beccala, fratello, vai avanti. Vai, eccola, bloccala, blocca. Ma questo figlio di puttana. Oh No, cazzo, ho messo la ci penso cintura, io. vaffanculo! Ho messo la cintura, bro. Aspetta, aspetta, frena, frena. Scendo, scendo. A posto. Allora, via di maschera. Oh, bello. Fatti dire da Tarico come pulisci i soldi qualche contatto. Adesso chiedo, è vero, ora chiedo, Samuele. Adesso chiedo come fa Tarico per la pulizia. Oh, cazzo, aspetta, fratello. Allora l'attivo. No, bisogna Siamo. aspettare 320 secondi. Ok, 320 secondi, io sono Facciamone un ignorante, altro. quanto cazzo è? Vabbè, 300 secondi, quanto cazzo è, fratello? Qual è? 2000? È un paio di minuti, sono 4-5 minuti. Ma vediamo l'altro se è disponibile, se no torniamo qua. Ok. No, più che altro che non ci cura qualcun altro. Speriamo. No, perché se magari ci togliamo noi, arriva qualcun altro, si offre un altro. Anche questo è vero, che vogliamo fare? Vabbè, aspettiamo 2 minuti, se no, no? Andiamo a aspettare, dai, aspettiamo. Lo stesso non fa, magari sono dall'altra parte. Se no, dai, andiamo a vedere dall'altra parte un colpo. Va Dai, bene, niente, dai, vediamo un andiamo. po' al volo e poi ritorniamo. Togli la maschera, però. Sì. No, raga, ma andiamolo a vedere l'altro. Non mi va di aspettare Io, perché bro, deve siamo stare fermi. intatta però la macchina. Devi Come, come? stare intatta l'auto, Sì, se no ovvio, non c'è. ovvio, ovvio. No, no, ora la tratto per bene, la tratto. Allora, ottimo. Ma dimmi una cosa, Darik. Dimmi, bello. Ma i soldi sporchi come li pulite voi? Insomma, hai già qualche contatto, qualche cosa? Adesso sto muovendo infatti per vedere anche quella cosa. Sì, comunque per quello non c'è problema. Ah, buono, buono. Molto interessante, insomma.
vediamo di trovare la persona giusta poi anche. Va bene, va bene. Poi te l'ho detto, dimmi tu, fratello, io la porto, cioè, aspetto solo il tuo sì. Fratello, io te lo faccio sapere, non ti dico ora subito, ma domani sera. Ok. Bello, capisci che tutto non ti posso dire dei, no, dei certo, miei cavoli. Non male, non che male. Dopo diventa un problema magari. Ok, dai, ok. No, 526, niente da fare, possiamo tornare di là. Te l'ho detto, hai visto, fratello, perché questi li... Sono un po' più facilini, sono quelli che vanno... A ruba vanno, vero? La gente, sai, va più qua a prendersi qualcosa al volo, sa che la gente... poliziotti non vengono tanto spesso. Il macchinone è passato, ma l'hai visto? Land Rover. No. Ho sentito sirene, vado piano. No, speriamo che non è per noi, cazzo. Infatti. Se capita che ci fermano in queste situazioni, io non ho documenti, non ho un cazzo, perciò io ci sparo da testa. Per forza, fratello, io non mi posso ancora far beccare. Eh sì. Te l'ho detto, mi mettono la cavigliera a sto giro. Quello poi è un problema. Sì, cazzo, sono fottuto, non posso più muovere. Mi eviteranno tutti poi. Esatto. E poi devo andare al processo. Lì sono cazzi. Ok, speriamo di no, affanculo. A posto, via. Andiamo, bello. secondi. Manca poco. Ok, sta sistemando la macchina lui, perfetto. Manca pochissimo, raga, dai. Speriamo che viene la polizia, però. Dai, raga, facciamo questo e vado a dormire. Sono stanchissimo. Stamattina mi sono svegliato prestissimo, raga, mamma mia. Manca pochissimo, fratello. Quasi pronte. Ok, tiriamo a fare il ferro. Allora. 57 secondi. No, non è stato in prigione, Ilario, non è stato in prigione. Madonna, raga, ma non avete idea del sonno che ho? Stanotte sono andato a dormire tipo alle 4, mi sono svegliato alle 7, tipo devastato, perché dovevo andare appunto a risolvere un paio di cose in giro per uffici, ragazzi. Mamma mia. Domani GTRP a che ora? Al solito, Ilario, sempre quello è l'orario per GTRP. Sempre stesso orario, ragazzi. 21.30 e 22, raga, GTRP. Mentre di mattina, non appena tornerò dal raduno delle Ferrari, ragazzi, andiamo in live su Mafia, ragazzuoli. Andiamo avanti con Mafia, che è una bomba. È scattato. Dai. Ci siamo. No, tranquillo, dai. Fatto. Sentiamo dopo, fratello. Scusami. No, dimmi, Tony. No, dico fatto. Ok, bro, ok. No, erano i ragazzi che chiedevano, non hanno più sentito notizie, si sono preoccupati un po'. Ho detto che ero in giro con mio bro. Ho capito, hai fatto bene, ho capito. Non ci hanno più visti, gli abbiamo detto che andavamo a fare quella cosa, si sono preoccupati un po'. Certo, giustamente. Non male. Speriamo bene, dai. Vaffanculo. Ma sì, fanculo, dai, che va bene. Che cazzo. Ma stai giocando qual è il primo? No, Paolo, sto giocando Mafia 3. È fantastico, bellissimo, raga, mi sta piacendo da morire Mafia 3, veramente. Che cazzo è? Io? Dimmi. Ok.
va bene, fratello. Ok. Ciao, ciao, bello. Ogni sera lavoro, passerò per un saluto e guardo la diretta domenica mattina. Dai, grande Giuseppe, la recuperi, la recuperi. Dai, eh. Dici che arrivano questi stronzi, fratello. Ma, boh, non lo so, sai, ho i miei dubbi. Eppure è vero, ci sono un po' di poliziotti, mm-hmm. Non è che ricevi. Boh. Devi vedere se sono in corso qualche... magari già sono impegnati. Hai capito. Madonna, raga, che sonno, sto morendo, di giuro. Magari sì. Vabbè, ci prendiamo un po' di soldi schisci schisci sto giro, fratello. Assolutamente, quello assolutamente. Massimo domani andiamo a fare un po' di casino, fratello, esatto. Quando sei un po' più in forma, dai. Hai detto bene. Io, fratello, poi... se è privato poi, capisci, se mi mando un messaggino, fratello. Certo. Almeno così so quando sei in città, se no non riesco a capire. Non so come fare, non so come contattarti. No, mi telefoni, vabbè, non so non so purtroppo come contattarti. Ok, ok, niente, vabbè, fratello. Tu mi sei, contattami tu se mi riesci a contattare, così... Ok, ok, ma lo stesso, basta che mi telefoni, mi becchi subito, rispondo subito. Va bene. No, ma questi stronzi, veramente. Vabbè, non è tanto buono Ilario, si guadagna troppo poco da qui. Non ci vale tanto. Di solito poi dovrebbe intervenire la polizia. Mi sa che sono le orecchie che fischiano, mi sbaglio. Mi sa che è orario di... di fuoco pesante, proprio. Dici che è orario di punta? Forse è proprio orario di punta, bravissimo. Sento un elicottero, che cazzo. Comunque domani alle 22 io sono qua più o meno, eh. Ok, ma anch'io io un'ora prima al massimo, ma anch'io quell'orario sempre. Va bene, va bene, a posto. Domani sono a un raduno dalle 21 all'1, mi spiace non guardarti, ma figurati Michael, che problema c'è, fratello? Che raduno vai? Raduno di auto insomma, tuning. No, ma vaffanculo questi sbirri di merda. Non vengono completamente. Io invece domani sono di raduno sarà Ferrari, domani mattina sono raduno Ferrari, raga, non vedo l'ora. Come, come? Mi sa che sanno che guidi la tua guida sportiva. Forse si spaventano, dici meglio non usciamo sì, in giro. Lo stesso, è inutile che li insegua questi, che è lo stesso ragazzo sa guidare. Effettivamente è vero. Come ieri hai guadagnato meno e sei pure morto e quasi arrestato, Ilario, ma è tutto diverso. Fra ieri non mi hanno dato una parte dei soldi della rapina. Quanto manca, parte... fratello, per... mancano un minuto preciso. Ok, a parte vabbè, che ieri abbiamo fatto un altro minuto, tipo dai. Di negozio, abbiamo rapinato un altro posto con l'ostaggio ed è totalmente diverso, fra. Sì, decisamente sì. Quindi cazzo. È totalmente diverso, capito? Comunque non funziona così. Fratello, posso dirti una cosa senza offesa, senza niente, dimmi. Però... come hai detto tu, questi che ti volevano contattare, però se ti volevano così tanto, penso che ti già ti contattavano. Ah, penso. Quello senza dubbio, Io. Infatti, per quello che ti dico, se io insisto perché vuol dire che ci tengo, capito? Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Questi non insisto perché vuol dire che... poi guarda tu, fratello. No, assolutamente. Io ti metto a posto la pulce nell'orecchio che così no, è giusto, noi, dammi il tempo di pensarci su e... va bene, faccio va sapere. Bene, va bene. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, buon auguri! Buon anno, via, ce ne andiamo. Fanculo, sbirri. A posto. Anche questa è andata a buon fine, hai visto? Che bellezza. Sì, io avanti. Cazzo, porti fortuna, cazzo, Tony. Hai visto? Sono fortunato, sono un amuleto. Devo andare con te, cazzo, a fare la rapina. Tutte le rapine che ho fatto, però, mi hanno beccato, mi hanno gambizzato. Ma perché tu non le hai fatte con me le rapine, capito? Per quello. Se tu le facevi con me, di sicuro ti andavano bene. Anche quello, vero? Solo che magari anche... ma non c'eri prima, ti ho trovato solo adesso. Effettivamente fratello, è vero, effettivamente lì ti devo dare ragione. Però vedi che ti sto dicendo infatti, da quando ti sei, stai con me, cazzo, fratello, che noi due spacchiamo, cazzo. È vero, hai ragione. Oh, comunque, io da Rick penso che andrò a chiudere un po' gli occhi. Ok, sono stanco, ma dimmi una cosa, dove ti posso lasciare? Lascio qua centrale...
Sì, se mi lasci io sento entrare... sirene, vado piano. Ok. Ciao, questi dormono, adesso arrivo. Vabbè, vado piano piano, non ci possono dire niente. No, ma ormai è andato, cioè... Non è che ci possono requisire senza motivo. Ci possono attaccare i coglioni pure, fratello. Ah, a posto. Io bello. Niente. Io, ma... Tony! Dimmi. I soldi sporchi li tieni tu, allora. No, no, delle torte io tanto non ce ne ho modo di pulirlo. Tienilo tu, a me non mi servono addosso. Ok, fratello. Poi ti darò il tuo compenso, fratello, quando... Assolutamente. Anzi, aspetta, devo scendere, penso, dalla macchina. Ah, aspetta, quanti... Uno. Puttana della miseria. Un dollaro, ok. Arrivati. Ok, bello. Ci sono tutti. Ci siamo, avanti. Ok, dai. A posto, vai. Allora, ci dai, sentiamo domani. Buonanotte. Dai, altrettanto. A domani, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. Fratello. Va bene, ragazzuoli, è arrivato il momento. La pula dorme, mi sa proprio di sì, ragazzi. 194.000 rotti sporchi, puliti poi saranno tipo un 50.000, raga. Qualcosa del genere, 50-60.000 saranno puliti, qualcosa del genere. Comunque, ragazzi, ci siamo. Detto ciò, raga, io come ogni sera vi ringrazio tantissimo del supporto, raga. Noi ci rivediamo domani mattina qui in live. Non arriverò presto come al solito, raga, perché vi ripeto, vado a un raduno Ferrari domani mattina. Quindi, ragazzuoli, domani sarò impegnato con la mia bella GoPro a registrare un bel vlog per tutti quanti voi sulle Ferrari, raga. Tra l'altro ci sarà pure un mio amico molto esperto di Ferrari che ci dirà, ci racconterà qualche chicca durante il video che pubblicheremo, ragazzi. Vedrete un po'. Buono 180.000 sporchi stasera, capito? Infatti. Quindi, ragazzi, grazie per la bellissima live, grazie a voi raga per avermi tenuto compagnia, io veramente vi ringrazio di cuore e vi voglio troppo bene, ragazzi, auguro a tutti quanti voi una buona notte e noi ci ritroviamo qui sul mio canale domani, vi aspetto ragazzuoli, non mancate, un bacione, restate sintonizzati sulle mie storie Instagram, mi raccomando raga perché domani pubblicherò un sacco di storie, non mancate, ciao ragazzuoli, buonanotte a tutti, vi voglio bene, ciao ragazzi.